Buongiorno a tutti colleghi, invito a prendere posto così diamo inizio a questa giornata formativa sul codice deontologico. Allora, innanzitutto vi ringrazio per aver insomma risposto così numerosi a questo invito che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di questa provincia ha voluto fortemente. Un evento sul codice e per noi insomma è la prima volta, lo presentiamo oggi dopo l'approvazione a Roma del 13 dal Consiglio nazionale avvenuto il 13 aprile di quest'anno. Un codice che è stato rivisto dopo 10 anni, che ovviamente riprende tutte le regole deontologiche a cui un infermiere e quindi gli infermieri tutti devono ispirare il proprio agire quotidiano. È un codice rivisto ovviamente che si adatta a quelle che sono state le nuove sentenze, le nuove leggi, ma anche ai nuovi bisogni di salute dei cittadini che esprimono e che ovviamente insomma, sono pregnanti del nostro agire quotidiano, sia professionalmente che anche deontologicamente, perché è una professione d'aiuto e come tutte le professioni d'aiuto, oltre ad avere la professionalità e quindi ad esprimere la propria competenza, c'è l'aspetto relazionale che va sottolineato e che è importante. Io a tal proposito volevo solo leggervi l'articolo 4. Diciamo che questo codice è formato da 8 capi. Lo avete tutti in cartellina, 8 capi, ognuno degli articoli è intitolato e ogni capo riprende una parte, insomma, di quello che sono i valori che esprimono l'agire professionale. E anche gli ambiti professionali in cui l'infermiere si trova ad agire, quindi dalla libera professione al territorio, e quindi un insieme di regole a cui tutti gli infermieri devono protendere. Per cui, dicevo, oggi per noi è una giornata di festa, perché il codice deontologico che è stato approvato il 13 aprile è un codice rivisto e che deve essere, come dire, conosciuto da tutti gli infermieri proprio perché deve ispirare appunto il nostro agire quotidiano. Noi abbiamo la fortuna oggi di avere qui, e ne sono onorato, la presenza di autorevoli relatori, tra cui la Presidente della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche, la dottoressa Barbara Mangiacavalli, ma anche la dottoressa Angela Basile, professoressa Angela Basile, che insegna all'Università di Tor Vergata e si occupa di etica e deontologia. La dottoressa Basile, così come la dottoressa Mangiacavalli, hanno preso parte e hanno supervisionato ovviamente tutte le fasi di lavoro e di approvazione del codice deontologico, che vi ricordo è avvenuta in qualche anno, insomma, non è stato facile rivedere le regole deontologiche, per cui nel gruppo di lavoro voluto dalla federazione hanno partecipato professionalità, tra cui insomma la professoressa Basile. Abbiamo qui anche Francesco Falli, che è un infermiere forense esperto e che viene dalla Spezia, è stato già presidente per tanti anni dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di La Spezia, ora è vicepresidente. E poi c'è Grazia Menchis, è una collega del territorio, si occupa appunto di ambulatori della cronicità, ci porterà la sua esperienza. Importante proprio perché oggi l'infermiere è presente su vari setting assistenziali, quindi non solo ospedale ma anche territorio. Il territorio è la nuova frontiera, noi abbiamo voluto dedicare questa parte importante anche a questo aspetto, quindi all'aspetto del territorio,
che sarà sicuramente il futuro della professione, perché è un ambito ancora da conquistare da tutti i punti di vista, perché oggi quando si parla di sanità non si parla più di sanità ospedaliera, ma ovviamente diciamo l'agire infermieristico è molto richiesto e i cittadini ce lo chiedono anche sul territorio. Dicevo prima, volevo solo lasciarvi con la lettura di questo articolo che a me ha colpito tantissimo, proprio perché viviamo insomma in un territorio in cui insomma non si ha, molte volte non si ha neanche il tempo di dialogare col paziente, proprio perché viste le numerosi problemi di carenza del personale, ma voi anche per pigrizia, lo dico anche perché molte volte evitiamo il sorriso, evitiamo il dialogo col paziente e si perde quel contatto che secondo me è importante mantenere col paziente. Quindi vi leggo questo articolo e poi lascio subito la parola al moderatore, dottor Petrarolo, che è il direttore di Teleregione, ma anche di una rivista infermieristica molto seguita sul territorio, Nurse Times. Quindi vi lascio con questo articolo che vorrei che insomma fosse anche riletto in seguito da voi. Allora, articolo 4, relazione di cura. Nell'agire professionale l'infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l'ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono, coinvolgendo con il consenso dell'interessato le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura. Questa ultima frase è, secondo me, è l'emblema insomma, di quello che dobbiamo riconquistare, perché forse, colleghi, abbiamo perso proprio questo aspetto della relazione. E quindi, proprio perché, per vari motivi che non stiamo qui ad elencare ovviamente, però è molto importante riprenderci la relazione col paziente, quindi anche un sorriso, il dialogo con i pazienti è sempre importante, proprio perché come professione d'aiuto l'infermiere è il primo contatto col paziente. Quindi io ritengo che questo articolo sia uno degli articoli tutti importanti, ma questo connota ancora di più quelli che sono i valori di questa professione. Quindi cedo volentieri la parola adesso a Salvatore Petrarolo, prego. Grazie, buona giornata a tutti, grazie come ha già detto il Presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della BAT, Giuseppe Papagni, grazie per essere presenti numerosi qui nella Sala Rossa del Castello di Barletta. Noi tra un po' entreremo nel vivo di questa giornata che è dedicata al codice deontologico, alle riflessioni sul codice deontologico e ci auguriamo anche a qualche spunto che possa arrivare dalla platea. Non prima però di aver salutato le autorità che sono presenti in sala e dare a loro la possibilità di rivolgere un breve indirizzo di saluto a voi che siete presenti, cominciando dal dottor Mimmo Santorsola, che è consigliere regionale e che è delegato dal presidente della regione Michele Emiliano a rappresentare appunto la regione in questo consesso. Poi ascolteremo altri ospiti che ci hanno raggiunto. Prego. Microfono da accendere probabilmente. Grazie, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a questo momento di inizio dei lavori di questo importante congresso. Per me è un piacere essere qui perché vedo tra i banchi del pubblico tanti amici con i quali ho condiviso momenti importanti della mia attività di medico. Tanti infermieri con i quali ho trascorso momenti difficili e momenti piacevoli e non potevo mancare per questo motivo, ma anche perché il presidente Emiliano mi ha imposto di essere qui per portarvi i saluti suoi personali e i saluti
di tutto il Consiglio regionale, vedo qui anche il consigliere Mennea che li porterà anche da parte sua, e credo che fosse doveroso fare un atto di rispetto nei confronti di momenti importanti come questi, che servono alla crescita culturale di una proprio categoria professionale. Quando io ho cominciato a lavorare come medico, l'infermiere era un mero esecutore di ordini, cioè gli si diceva fai questo, fai quello, prendi la vena, fai la flebo, metti il catetere, e probabilmente il suo compito era esaurito. Negli anni in cui ho fatto il medico, e specialmente negli ultimi anni, la professione del medico, dell'infermiere, è cambiata, è diventata una professione importante che si affianca a quella del medico, che qualche volta la sostituisce anche in alcuni momenti, ma che non è più quello di mero esecutore. Infatti basta scorrere quello che è il programma di questa giornata per vedere quali sono i temi importanti che coinvolgono gli infermieri nella loro attività giornaliera: la dedizione, la competenza, il senso di responsabilità, il rispetto dei valori umani e sociali, tutte cose che già il presidente dell'OPI ha già detto in parte, ma che in momenti come questi vengono condivisi, vengono valutati, vengono discussi, e mi auguro, e succede per tutti nella maggior parte dei casi, vengono rispettati dagli infermieri nella loro pratica quotidiana, mettendo al centro della loro attività, come giustamente diceva il presidente, con un sorriso, il bisogno del paziente. Grazie. Grazie, grazie dottor Santorsola. Provo ad immaginare o a offrirvi una immagine degli infermieri che dal mio punto di osservazione sono poliedrici, perché insomma si occupano anche di protezione civile, lo fanno gli infermieri iscritti al CIVES, tutto questo perché insomma chi si occupa di protezione civile a livello regionale è proprio il consigliere Ruggero Mennea. Non sapevo come diciamo cogliere e fornire un assist perché ci venga a rivolgere un saluto, però insomma so benissimo quali invece saranno i temi che rivolgerà a questa platea. Grazie Salvatore, lui è un mio carissimo amico per cui mi ha offerto subito un assist per intervenire, ma sarei intervenuto lo stesso perché l'amico Santorsola, il collega Santorsola, col quale lavoriamo fianco a fianco su questioni che interessano il nostro territorio, mi ha anticipato un mio saluto. Io voglio ringraziare il presidente Giuseppe Papagni, so che in sala la presidente nazionale Barbara Mangiacavalli, credo che sia qui, non, eccola, e tutti voi che avete in maniera, devo dire, professionale, scelto un momento di riflessione, ma soprattutto un argomento particolare, non è un argomento generico quello che voi affrontate oggi. Parlare di deontologia nella professione, come nella politica, come nella vita, è un modo per darsi delle regole e quindi vincolarsi a una serie di comportamenti che non possono essere violati. Quindi questo significa avere il coraggio di non rinunciare a rispettare quelle che devono essere i punti di riferimento per tutti nell'espletamento di una professione molto molto delicata. Quando un ordine professionale si dà le regole, si autoregolamenta, si autodisciplina sul comportamento in particolar modo, vuol dire che c'è un salto di qualità, vuol dire che c'è una crescita ulteriore della vostra professione, che giustamente si chiama professione sanitaria. Voi siete fianco a fianco con tutta l'equipe negli ospedali dove si costruisce quell'offerta sanitaria che si cerca sempre di migliorare. Allora, questo argomento non fa altro che rafforzare il vostro ruolo, il ruolo che avete nelle aziende sanitarie, ma anche il ruolo sociale. Vuol dire che avete raggiunto un livello di maturità professionale che vi proietta in un contesto
sanitario nazionale, non in un ruolo di gregari, ma in un ruolo di protagonisti. E questo però aumenta le responsabilità, perché come diceva il Presidente, non basta eseguire delle procedure, bisogna aggiungere qualcosa in più, visto che avete il rapporto diretto con i pazienti, siete la prima faccia amica che un paziente vede, che frequenta di più. E quindi l'umanizzazione, questo è l'altro tema che io vi offro come punto di discussione, è il tema sul quale poi si fa la differenza. Si distingue chi lavora bene, pur rispettando le regole, e chi non dà tutto quello che deve dare all'interno di un luogo in cui, un luogo particolare, non si producono prodotti ma si offre assistenza, e quindi un luogo di sofferenza. Ecco, l'umanizzazione credo che debba rientrare in questo vostro codice come una regola anche non scritta, e che deve aumentare la potenzialità che la prospettiva vi offre, perché voi siete destinati ad essere ancora più protagonisti nel sistema sanitario. Non è un caso che la Regione sta investendo nel comparto professionale infermieristico, perché è l'anello di congiunzione importante fra la parte che precede e la parte che segue tutta la filiera dell'offerta sanitaria. Quindi lo stiamo facendo con un concorso, un altro maxi concorso, finalmente è arrivato dopo aver gestito fasi critiche di stabilizzazione e di recupero di quelli che sono usciti dal mondo della sanità dopo aver essere stati precari per alcuni mesi. Ecco, stiamo cercando di ricomporre il puzzle, però ecco, abbiamo bisogno anche di avere delle buone relazioni con voi, e credo che siano sempre state buone, soprattutto in questo territorio, in questa ASL, anche perché ognuno poi porta un po' del suo. Mimmo Sant'Orsola è un addetto ai lavori, quindi può aggiungere qualcosa in più nel ruolo che ha, che svolge di consigliere regionale. Io magari vado più ai numeri perché ho una formazione più economica, e quindi credo che il lavoro che stiamo facendo insieme sta portando questa ASL ad essere prima anche in settori particolari, delicati, come quello della gestione delle liste d'attesa. E quindi anche sui numeri stiamo cercando di migliorare la qualità della spesa. Ecco, in questo contesto credo che una collaborazione costante con voi sia essenziale per far crescere non solo il vostro ordine, ma anche la qualità dell'offerta sanitaria del nostro territorio. Quindi io vi auguro di continuare su questa strada e di andare avanti sempre verso obiettivi prestigiosi come quello che oggi state formalizzando a tutti noi. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie anche al consigliere regionale Ruggero Mennea. È arrivato il momento adesso invece di invitare, ma non soltanto per un indirizzo di saluto, ma proprio per una considerazione che sia quasi di apertura di questa giornata che è a metà tra il confronto e la lezione, ecco, uso questo termine. Invito la Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Barbara Mangiacavalli, ripeto, non soltanto a rivolgere un indirizzo di saluto, ma ad offrire le sue considerazioni e mettere sul tavolo le riflessioni che poi saranno anche oggetto della giornata che stiamo affrontando. Grazie, buongiorno a tutti, ben trovati, complimenti. Ah, ecco, scusate, era colpa mia. Buongiorno a tutti, ben trovati, complimenti per la scelta del posto e complimenti per questo patrimonio straordinario di questa città. Tra l'altro in questo castello ha regnato una dinastia che è quella di Svevia, e la mia esperienza professionale mi riporta agli anni in cui sono nata come infermiera in terapia intensiva neonatale,
e avevamo letto tutti i colleghi all'epoca, mi ricordo, e fatto delle riflessioni su una ricerca, oggi la chiameremo così, che Federico II di Svevia ha fatto a proposito del contatto e della relazione. E ve la racconto perché secondo me ci introduce in questa mattinata importante di riflessione che abbiamo sul nostro nuovo codice deontologico. Voleva capire quali erano gli effetti di della cosiddetta deprivazione sensoriale, e quindi aveva preso alcuni neonati, alcuni sono stati una sorta di caso controllo, di gruppo caso controllo, alcuni sono stati accuditi in modo, come dire, fisiologico e normale, quindi con le cure della mamma, con il tenerli in braccio, con le coccole. Altri sono stati posizionati in una, quella che noi oggi chiameremo incubatrice, e venivano alimentati, puliti, tenuti insomma caldi e tutto, quindi soddisfatti i bisogni fondamentali, ma limitando all'essenziale il contatto umano, perché secondo lui questo contatto umano indeboliva in qualche modo le persone. Beh, il risultato finale è che quelli che sono cresciuti con il contatto umano sono stati poi degli adulti normali, diremmo oggi. Le persone, questi neonati invece accuditi in questo modo, si sono rivelate poi delle persone con notevoli problemi, non solo fisici, di salute, ma anche psichici. Questo ci dà, se vogliamo, l'idea di quello che il vostro Presidente ha introdotto all'inizio, che sottoscrivo e che condivido molto, e che è l'importanza della relazione. Anche l'articolo 4 che ha letto è un articolo che abbiamo fortemente voluto, ma che è l'articolo, cari colleghi, che ci fa capire qual è l'essenza della nostra professione. Perché se noi perdiamo il valore prioritario che la nostra professione ha di relazione con l'assistito, di dialogo, di incontro con l'altro, perché la nostra professione è una professione che incontra l'altro e che va incontro all'altro, beh, cari colleghi, noi abbiamo perso la partita della nostra vita. Ma lo dico con la franchezza che chi mi conosce sa che mi appartiene. Perché non sarà lo sviluppo tecnologico a qualificare la nostra professione e a dirci qual è la strada da intraprendere anche rispetto allo sviluppo delle nostre competenze specialistiche, ma sarà proprio l'aspetto della relazione che sostanzia un agire professionale che è tecnico-scientifico oltre che deontologico. Ecco perché, ad esempio, in questo codice deontologico noi abbiamo fatto la scelta di non iniziare come le edizioni precedenti descrivendo chi è l'infermiere. Vi ricorderete nel testo del 2009, l'infermiere professionista sanitario abilitato alla professione con iscritto all'albo professionale. Abbiamo deciso di non iniziare così perché non vogliamo che passi il messaggio che l'identità professionale è solo deontologica, perché non è così. L'identità professionale è tecnico, scientifica, disciplinare e anche deontologica, ma devono essere insieme. E siccome abbiamo ritenuto di confrontarci con una professione che è intellettualmente matura, che non ha bisogno di trovare scritto in una norma comportamentale chi è l'infermiere, perché lo sa da sé chi è l'infermiere, abbiamo deciso che questa edizione del codice partisse con un capo che è quello dei principi e dei valori, che vengono poi declinati nei capi e negli articolati, nell'articolato successivo. Questo è uno degli elementi che mi sta particolarmente a cuore di questo testo. Testo che è nato con un confronto importante, perché ricordo sommariamente tutto il percorso che abbiamo fatto dal 2016 ad aprile 2019, quando l'abbiamo promulgato in Consiglio nazionale. 2015 è cambiato il Comitato Centrale, è stato definito un gruppo di lavoro perché il testo del 2009 aveva bisogno di essere in qualche modo rivisto. 2016 il gruppo di lavoro ha iniziato a lavorare, fine 2016 è stata presentata la prima bozza, che molti di voi probabilmente ricorderanno,
Su questa bozza nel 2017 abbiamo aperto una prima fase di consultazione pubblica, lo abbiamo voluto fortemente, non era mai stato fatto, però abbiamo ritenuto di ragionare nell'ottica che il codice deontologico fosse prima di tutto un vestito che ogni professionista deve poter indossare, e in questo vestito si deve sentire a proprio agio, perché è quell'elemento che lo aiuta ad entrare in relazione con l'altro che c'è di fronte, che è il nostro cittadino, che è il nostro assistito. E allora abbiamo aperto questa fase di consultazione, abbiamo ricevuto tantissime suggestioni inviateci dagli ordini di appartenenza dei singoli colleghi, le abbiamo guardate e lette tutte, abbiamo passato l'estate e l'autunno del 2017 ad analizzare tutto quello che c'era arrivato, c'erano ovviamente molti temi ricorrenti e più frequenti di altri. Per scelta, io poi ho sospeso qualunque lavoro sul codice deontologico dall'autunno del 2017 all'inizio del 2018, perché c'è stato rinnovo degli ordini provinciali e del comitato centrale, per scelta, perché ho voluto sottrarre alla strumentalizzazione elettorale un documento importante come il codice di deontologia professionale. Lo abbiamo ripreso appena sono cambiati i consigli direttivi e il comitato centrale, lo abbiamo ripreso, abbiamo fatto ripartire il gruppo di lavoro, abbiamo ridiscusso col gruppo di lavoro tutto quello che era arrivato. Siccome comunque il rinnovo elettorale ha comportato un rinnovo importante anche a livello delle singole province, abbiamo riaperto un ciclo di audizioni per gli ordini e per le nostre associazioni professionali, che nel frattempo molte sono diventate società scientifiche grazie alla legge 24. Abbiamo riaudito tutti, abbiamo audito le religioni, abbiamo audito le associazioni dei pazienti, abbiamo fatto un'audizione con il Ministro della Salute e siamo arrivati a proporre la bozza nel Consiglio Nazionale di aprile. Due giorni di lavoro intenso, che ogni tanto insomma ritorno a questi due giorni alle 3 del pomeriggio stremati senza pausa pranzo sull'articolo 52, quanto mai attuale oggi, e siamo arrivati a promulgare questo codice deontologico. Dopodiché avrete avuto modo di leggere, insomma, c'è stata un po' la corsa tutta italiana a cercare di mettere in evidenza che cosa manca in questo codice deontologico. Ve lo dico io, manca tanto, ma non ho nessun problema a dirlo. Manca tanto, indubbiamente, alcune cose per scelta. Ad esempio, in questo codice deontologico non trovate elementi che possono essere utilizzati per questioni giuslavoristiche, perché questo non è un regolamento organizzativo che deve andare a regolare le questioni di lavoro o organizzative. Questo fraintendimento è quello che ha causato molti problemi sul testo del 2009. Manca, come ho detto all'inizio, la descrizione di chi è l'infermiere, perché abbiamo dato per acquisito che gli infermieri sanno chi sono e sanno che la loro identità è scientifica e deontologica. Però vorrei che la comunità professionale invece si sforzasse, come sta facendo, e dibattesse di quello che c'è in questo codice deontologico, perché c'è tanto. E se noi già riuscissimo ad indossare questo nostro vestito, tenendo conto di tutto quello che abbiamo dichiarato, anche ascoltando le istanze che arrivano dalla nostra famiglia professionale, beh, sarebbe già un aspetto di assoluta importanza. Perché questo codice deontologico, rispetto alla prima bozza presentata nel 2016, tiene conto, come diceva il vostro presidente, di tutto quello che è successo tra il 2016 e il 2019. Perché si sono succedute alcune leggi che comunque hanno imposto la necessità di rivedere o pezzi interi di articolato o le espressioni di alcuni concetti. Una su tutti, la legge 3 del 2018, che non è solo la legge che ha trasformato i collegi in ordini e ci ha trasformato da enti ausiliari dello Stato in enti sussidiari dello Stato, e sperando con questo che le recenti vicende non rimettano in discussione questo ruolo di sussidiarietà, perché quando una Corte Costituzionale dice che l'ordine non deve sindacare circa le politiche regionali, beh, insomma, un precedente qualcuno l'ha creato.
Però la legge 3 dice anche che i codici deontologici sono approvati a maggioranza qualificata all'interno dei consigli nazionali e poi fatti propri e adottati da ogni consiglio provinciale, da ogni ordine provinciale. Quindi questo diventava un elemento importante da prevedere. Poi c'è stata la legge 24 del 2017 sulla sicurezza delle cure e la responsabilità degli esercenti delle professioni sanitarie, che a tutto tondo, ringrazio molto gli interventi dei consiglieri regionali perché testimoniano di fatto quello che concretamente è attualmente diventata la nostra professione. A tutto tondo siamo qualificati come professione sanitaria, quindi condivido oneri e onori. Bisogna agire da professionista anche assumendosi le proprie responsabilità all'interno di equip che sono sempre più composte e composite e sempre più multiprofessionali, perché oggi il sistema sanitario, la complessità dei bisogni sociosanitari impone che non si possa viaggiare da soli come professionisti, qualunque professione. Non è più modo di affrontare la complessità attuale dei bisogni dei nostri cittadini in maniera monoprofessionale. Però per stare all'interno di equipe multiprofessionali bisogna saperci stare, bisogna avere una forte identità professionale con una forte connotazione disciplinare, con un forte senso di conoscenza di quella che è l'essenza di ogni singola professione, perché ogni singola professione porta il contributo del proprio punto di vista rispetto ai bisogni dei cittadini e rispetto al bisogno dell'assistito che si ha di fronte. Perché mi permetto di dire che lo slogan "il paziente al centro", a parte che non si è mai realizzato, mi sembra tanto uno slogan che messo al centro è perché così è un bersaglio migliore che non di lato, francamente. E quindi credo che lo sforzo che tutte le professioni sanitarie e sociali devono fare non è tanto quello di dire "mettiamo il paziente al centro", non c'è mai stato. Mettiamo al centro la nostra capacità di lavorare insieme e di proporre risposte qualificate e appropriate a bisogni di salute che sono sempre di più sociosanitari se non sociali. Qualcuno prima ne ha parlato. Beh, credo che questo iatto tra il sanitario e il sociale si debba anche in qualche modo superare e ricongiungere. Perché assistiamo ad una complessità tale per cui adesso ci stiamo riempiendo la bocca in questi ultimi anni di cronicità. Allora, al di là del fatto che io continuo a ritenere che il panorama epidemiologico che noi vediamo oggi lo conoscevamo già 10 anni fa, perché i dati, la capacità poi deve essere quella di trasformare il dato in informazione e ogni professione ci mette la sua disciplina per trasformare il dato in informazione, i dati 10 anni fa ci dicevano già qual era il panorama rispetto al tema della cronicità in Italia. Più o meno differenziato a livello regionale, tutto sommato la Puglia è una regione ancora giovane, tra virgolette. Penso alla Liguria, la situazione epidemiologica che vive la Liguria oggi, ad esempio io che arrivo dalla Lombardia, noi la vedremo fra 10 anni in proporzione. Quindi la Liguria oggi ci dice che cosa vede la Lombardia fra 10 anni, probabilmente che cosa vede la Puglia fra 12-13 anni. Quindi lo sappiamo già, nonostante tutto, non abbiamo rivisto i modelli organizzativi assistenziali. Siamo ancora ostinati a pensare come si stava bene prima e torniamo al mondo di prima. Peccato che la fragilità è già quasi superata, perché il tema che metterà a dura prova la tenuta dei sistemi e la tenuta delle professioni e che richiederà un grande lavoro di governance a livello delle regioni, perché poi con l'articolo 117 della Costituzione il tema è questo, il tema è quello della fragilità della disabilità e dell'assistenza sociale e dell'isolamento e della povertà. Questi sono i temi con cui anche la nostra professione da oggi deve iniziare a confrontarsi con le altre professioni e con gli interlocutori istituzionali. E allora abbiamo provato a declinare nel codice questi aspetti e questo ruolo e questa responsabilità deontologica che la nostra professione assume, anche tenuto conto del fatto che abbiamo una legge, la 24, che ci mette a tutti gli effetti in questo alveo. E quindi da questa legge sono poi, come dire, si sono poi declinati alcuni articoli particolari e nuovi che non trovate nella bozza nel 2016, ma neanche ovviamente nelle edizioni precedenti. Poi c'è un'ultima norma, poi taccio perché sennò approfitto della disponibilità del moderatore e del presidente.
che è la legge 219 del 2017 sulle DAT, dibattito attualissimo nel nostro paese, che ci ha messo nella condizione di provare a riscrivere alcuni articoli della bozza del 2016, soprattutto sul fine vita, soprattutto l'articolo 5 o 6, non me lo ricordo, ma senza occhiali non vedo neanche perché è scritto piccolo, libertà di coscienza 6. Abbiamo voluto interpretare così il ruolo degli infermieri rispetto alle tematiche del fine vita. Quando eravamo nella fase di stesura di questo documento, sapete, in Parlamento sono arrivati due disegni di legge sul suicidio assistito e sull'eutanasia. Probabilmente diventeranno uno, probabilmente finiranno in nulla, probabilmente verranno calendarizzati, non lo sappiamo, però intanto ci sono. Quindi è un dibattito da cui gli infermieri non possono star fuori. E allora però per noi diventa importante riflettere con gli infermieri, coinvolgendo anche l'università, la formazione, anche i contesti organizzativi, perché è un tema così delicato dove non possiamo dire noi non c'entriamo nulla, perché ci siamo, perché gli infermieri sono la professione che è presente nei momenti di passaggio della vita. Se lo vogliamo, se invece riteniamo che questa roba debba appartenere a qualcun altro perché noi non ci vogliamo più avvicinare all'assistito, che è quello che diceva il vostro presidente, beh cari colleghi, ci sarà qualcun altro vicino all'assistito in questi momenti particolari. E noi ci siamo affezionati alla tecnica e alla tecnologia che cambia, che è cambiata, che sta cambiando e che cambierà, perché la tecnica ci serve, ma deve restare non il nostro fine, ma il mezzo, perché la tecnica è funzionale al processo di assistenza infermieristica. Io uso l'ecografo per valutare il patrimonio venoso di un paziente, non perché mi piace fare l'ecografia così, non è il nostro lavoro. Però la tecnica la devo conoscere e padroneggiare. Attenzione perché la tecnica cambia. E se allora penso al fatto che adesso abbiamo un orologio che ci fa il tracciato cardiografico, perché così è, con tutte le cautele, ti dice guarda che questo non è una funzione diagnostica, se non stai bene vai comunque dal tuo medico, e per carità, però intanto ti fa il tracciato. E allora quando vedo certe riflessioni sul chi deve mettere gli elettrodi del cardiogramma, abbiate pazienza, fra un po' non li metterà più nessuno perché fra un po' ci registreranno quasi quasi probabilmente col wifi. Quindi attenzione ad affezionarci alla tecnica. La tecnica cambierà molto della relazione della professione con l'assistito, ma cambierà molto anche nelle relazioni tra le professioni. E allora questo è un elemento che noi dobbiamo conoscere e su cui bisogna attrezzarsi, ma soprattutto, cari colleghi, questo è l'invito, non deve diventare il nostro fine. Il nostro fine è l'uomo, la persona che abbiamo di fronte, la relazione. Quando nell'articolo 4 abbiamo voluto chiudere con il tempo di relazione e tempo di cura, cari colleghi, e qua finisco, la nostra attività quotidiana è costellata di relazioni, anche e soprattutto informali. Non è che possiamo dire non abbiamo avuto tempo di parlare con il nostro assistito, perché io entro in camera, se in ospedale o in una struttura residenziale, n volte, lo incontro nelle attività ambulatoriali n volte. È in questo incontro, anche casuale, che io guardo in faccia il mio assistito, guardo come sta, guardo come, osservo come mi risponde, cerco di capire e capisco quali sono i problemi. Questo è tempo di cura. Perché da questa osservazione qualificata e disciplinare nasce poi l'identificazione possibile di un bisogno di assistenza che devo tradurre in una pianificazione assistenziale. Questo significa. E allora, come dice il nostro caro professor Manzoni, in genere funziona che entro nella prima camera e dico buongiorno. A metà corridoio inizio a dire giorno, nelle ultime camere non saluto neanche più. Dobbiamo fare attenzione a questo. Non so se qualcuno di voi ha letto il libro Cosa sognano i pesci rossi, scritto da Venturino, primario di rianimazione, poi ne ha scritti altri, in realtà secondo me il migliore è comunque questo, che è il primo.
ed è un racconto simulato di un paziente in un letto di rianimazione che è stato sottoposto a un intervento che non è andato benissimo. E quindi è questo racconto di questo paziente dal suo letto di rianimazione che guarda il contesto nel quale è inserito, guarda le professioni, guarda come queste parlano fra di loro e si relazionano fra di loro, come si relazionano con lui che è nel letto. Vi invito a leggerlo perché è un racconto dato con un esito, come dire, abbastanza scontato. Però come lui fotografa istanti di vita professionale legati alla relazione con la persona. Quando diamo per scontato che il nostro assistito in certe condizioni non vede, non sente, non capisce. Quindi vi invito su questa riflessione particolare, perché è una riflessione a cui tengo molto. Non perdiamo la peculiarità e il valore inestimabile della relazione con l'assistito, che significa esercitare appieno il nostro ruolo professionale, che è quello previsto dalle norme, identificare i bisogni, pianificare l'assistenza, decidere se devo fare io o deve fare qualcun altro e valutare e mantenere la supervisione sulla risposta al bisogno di assistenza infermieristica. Non voglio essere fraintesa, non sto dicendo che dobbiamo fare materialmente tutto noi, no, perché l'assistenza infermieristica si sta sempre più qualificando come un elemento legato alla identificazione dei bisogni, pianificazione e definizione del tipo di intervento. Ma questa capacità decisionale, questa capacità di discernimento diagnostico, infermieristico, assistenziale, noi la dobbiamo esercitare tutti i giorni, attingendo alla nostra disciplina, a quello zaino che ognuno di noi ha sulle spalle, che deve mantenere giorno per giorno, con la formazione permanente, con la revisione critica del proprio operato, con lo studio, con la ricerca, con il confronto multiprofessionale. Solo così siamo in grado di indossare questo vestito e presentarci all'altro come professionista. Io, se poi magari c'è modo, non lo so, durante il dibattito mi verrà qualche altro suggerimento, immagino, però non vorrei abusare della pazienza, della disponibilità, ma mi piaceva portare qualche riflessione su come abbiamo vissuto questi 2 anni intensi di lavoro di stesura del codice. Abbiamo poi deciso di mantenere una commissione deontologica permanente a livello di federazione, perché vorremmo che questo codice fosse, come dire, mantenuto e aggiornato secondo le esigenze o normative o giuridiche o giurisprudenziali o professionali che si dovessero, come dire, appalesare nella nostra quotidianità, nel nostro futuro. Quindi non farlo invecchiare 10 anni per poi rimettere in discussione ancora tutto, ma mantenerlo costantemente un documento utile per la professione. Buon lavoro a tutti, buona giornata. Grazie alla Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Barbara Mangiacavalli. Stiamo per entrare nel vivo dei temi della giornata. L'ultimo indirizzo di saluto, perché ci ha raggiunto mentre i lavori e mentre gli interventi erano cominciati, ci ha raggiunto il consigliere Sabino Zinni, che invito qui a fianco al tavolo per appunto un indirizzo di saluto, dopodiché ci addentreremo nella presentazione del vostro codice deontologico. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'invito che ho accolto con molto piacere e non in maniera rituale. Ho ascoltato le bellissime parole della vostra Presidente, con cui mi sono complimentato, perché pur non essendo sicuramente un addetto ai lavori, ho colto la importanza dell'approccio contenuto in questo codice deontologico. Me lo porterò via come una cosa preziosa, perché voglio guardarlo, perché chi fa politica ha la necessità di guardare a 360 gradi le questioni a cui si approccia. La parte finale dell'intervento della Presidente mi ha colpito particolarmente. Il tempo di relazione come tempo di cura credo che sia un qualcosa che riguardi tutte le persone. Chiaramente chi come voi è in prima linea
nell'esposizione a un momento particolarissimo della vita delle persone, che è il momento della sofferenza, del dolore, della fragilità estrema, è chiaramente più in avanguardia, ma tutti quanti noi dobbiamo riprendere questo concetto del tempo da dedicare alla relazione come tempo di cura, nel senso più largo del termine. Da qualche giorno partecipo sempre a eventi in cui il tema dominante è prendersi cura, avere a cura. Ieri sera in un convegno si è esorditi con la canzone bellissima di Simone Cristicchi, Abbi cura di me. Lui ha scritto un libro che ha tradotto questa canzone in parole e ribadisce con forza questo concetto. La cura non è qualcosa che riguarda la fase patologica della vita. L'abbiamo ridotta così e l'abbiamo ridotta male. Invece la cura è qualcosa che riguarda le persone da quando nascono a quando declinano e quindi anche e soprattutto quando sono sane. La cura è la parola magica. Ognuno di noi ha bisogno di che qualcuno si prenda cura di lui, ma anche di dare cura agli altri. Quindi credo che questo tema posto con forza dalla vostra Presidente all'attenzione di tutti sia un tema su cui meditare e da tradurre in azioni anche politiche, anche legislative, perché se non assumiamo un pensiero anche laterale rispetto alla visione tipica che fa dominare molto spesso la tecnica sulle persone, non riusciamo a fare al meglio il nostro lavoro nei vari ambiti. In ultimo, da professionista che coltiva un'altra professione, penso che il momento in cui una professione si accinga a varare e poi vari con coraggio un codice deontologico è un momento importante, perché questa parola, la deontologia, sembra una parolaccia ormai e sembra qualcosa di tanto scritto sulla carta quanto poco attuato nei fatti. Il coraggio di tradurre un codice deontologico nella professione, nella vita di ogni giorno, è un coraggio che è importante, che però spetta a ognuno di noi attuare. Quindi sono contento per voi, avete un lavoro abbastanza importante davanti, perché in questa epoca di cambiamenti frenetici avere qualche barra dritta è importante. Buon lavoro a tutti e buona giornata. Grazie anche al consigliere regionale Salvino Zinni. E allora entriamo nel vivo. Vi avevo detto in sede di presentazione che è una sorta di lezione aperta che farete, insomma, lo ascolterò anch'io con attenzione il codice deontologico delle professioni infermieristiche, che ho avuto anche il piacere di leggere e di ascoltare la prima volta proprio in sede di presentazione a livello nazionale organizzata dalla Federazione Nazionale. Io invito la dottoressa Daniela Paolillo perché sarà lei a leggervi alcuni articoli del codice, ci alterneremo nella lettura, lo leggeremo insieme e poi ne analizzeremo gli aspetti e ovviamente i capi di cui è composto questo codice. La lettura sarà accompagnata anche da un momento musicale, di questo ringraziamo Angela Di Viccaro, che è la violinista che farà da sottofondo musicale, da tappeto musicale alla lettura del codice deontologico. Prego. Capo 1. Principi e valori professionali. Articolo 1. Valori. L'infermiere è il professionista sanitario, iscritto all'ordine delle professioni infermieristiche, che agisce in modo consapevole, autonomo e responsabile. È sostenuto da un insieme di valori e di sapori scientifici. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene e a cui esercita, promuovendo la cultura del prendersi cura e della sicurezza. Articolo 2. Azione. L'infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività,
Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell'ambito della pratica clinica, dell'organizzazione, dell'educazione e della ricerca. Articolo 3. Rispetto e non discriminazione. L'infermiere cura e si prende cura della persona assistita nel rispetto della dignità, della libertà, dell'uguaglianza e delle scelte di vita e concezioni di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale. Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti di tutti coloro che incontra nel suo operare. Articolo 4. Relazione di cura. Nell'agire professionale, l'infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l'ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono, coinvolgendo con il consenso dell'interessato le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura. Articolo 5. Questioni etiche. L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi e contribuisce al loro approfondimento e alla loro discussione. Promuove il ricorso della consulenza etica e al confronto, anche coinvolgendo l'ordine del professionale. Articolo 6. Libertà di coscienza. L'infermiere si impegna a sostenere la relazione assistenziale anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie. Laddove quest'ultima esprima con persistenza una richiesta di attività in contrasto con i valori personali, i principi etici e professionali dell'infermiere, egli garantisce la continuità delle cure, assumendosi la responsabilità della propria estensione. L'infermiere si può avvalere della clausola di coscienza, ricercando costantemente il dialogo con la persona assistita, le altre figure professionali e le istituzioni. Capo 2. Responsabilità assistenziale. Articolo 7. Cultura della salute. L'infermiere promuove la cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell'ottica dei determinanti della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e informativi a singoli, gruppi e collettività. Articolo 8. Educare all'essere professionista. L'infermiere, nei diversi ruoli, si impegna attivamente nell'educazione e formazione professionale degli studenti e nell'inserimento dei nuovi colleghi. Articolo 9. Ricerca scientifica e sperimentazione. L'infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione. Elabora, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati. Articolo 10. Conoscenza, formazione e aggiornamento. L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate dalla comunità scientifica e aggiorna le competenze attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull'esperienza e le buone pratiche, al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle attività. Pianifica, svolge e partecipa ad attività di formazione e adempie agli obblighi derivanti dal programma di educazione continua in medicina. Articolo 11. Supervisione e sicurezza. L'infermiere si forma e chiede supervisione laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Questi sono i primi due capi del vostro codice deontologico sui quali la prima riflessione la chiediamo alla professoressa Angela Basile. Proprio per parlare di profili etici e morali del nuovo codice. La invito al podio per poter relazionare. Preferirei uscire dal podio, ecco, così mi vedete e trattiamo con serenità e senza il diaframma, e io dico così, di una cattedra o appunto di un ambone per trattare di questi argomenti e cercare di farlo nel modo più semplice che possa avere.
Intanto ringrazio l'OPI di questo invito, Michele, grazie a tutto il consiglio direttivo e soprattutto vi ringrazio perché sono in un luogo meraviglioso. Quando penso che sono in un castello federiciano, svevo, io che sono di origine lucana e quindi vivo nella parte della Lucania, del Potentino, del Vulture, voi comprendete che di castelli ce ne sono alcuni, castelli federiciani come il castello di Melfi, quello di Lago Peso, della fortezza federiciana seconda di Svevia, quindi voglio dire cose bellissime, meravigliose, per cui trovarmi qui veramente oggi per me è un grande onore, vi ringrazio. E invito tutti quanti voi nell'ascolto, per quel poco che possa dirvi di riflessione, a immaginare quello che vi racconto non soltanto da un punto di vista prettamente analitico, ma simbolico. Traduco. Quando dico analitico è come, ecco, facendo un esempio in questo luogo, dovessi vedere questo luogo e lo veda soltanto perché è rappresentato da pietre, probabilmente da tufi, oppure pietre che vengono da torrenti, da laghi, da fiumi, come era uso di Federico II quando costruiva delle fortezze, lo Stupor Mundi. Però se lo vedo dal punto di vista simbolico, non vedo le pietre, vedo anche le pietre. Osservo intorno a me una dimensione di accoglimento, di custodia, di fortezza, perché la pietra questo intende. Allora, quando noi trattiamo, ed ora quello che vi dirò, in relazione al fatto di avere, ecco, avuto la grazia, per invito naturalmente della Federazione, di collaborare nel gruppo di lavoro che ha elaborato, ha rivisto, ha rivisitato, ha letto, si è documentato sulla questione che doveva essere relativa all'elaborazione di un nuovo codice, posso dirvi che l'elemento simbolico è stata la cosa primaria, lo sguardo diverso rispetto a quello che saremmo dovuti andare a scrivere, a mettere lì come bozza, in qualche modo per definire quella che potremmo definire proprio la stella polare dell'agire professionale infermieristico. Ebbene, è stata una questione di linguaggio. Prima di tutto dovevamo trattare dal punto di vista del linguaggio. Sapete, questa è la parte più complessa. Il primo capo, il capo dei valori, era il luogo nella quale abitavano le diverse anime del gruppo di lavoro, che rappresentavano le diverse anime antropologiche che noi abbiamo nella comunità professionale e anche sociale. Si trattava di trattare di linguaggio e darsi una spiegazione rispetto ai termini. Oggi non siamo più tanto abituati. Quando parliamo, quando utilizziamo una parola, molte volte non ne conosciamo il senso. Un tempo, quando si dava anche la parola a qualcuno, si intendeva quasi che c'era una dimensione quasi contrattualistica. Dare la parola, ti do la mia parola, implicava un senso. Ecco, quando abbiamo iniziato a trattare del primo capo, quindi il capo valoriale per eccellenza, dove bisognava fondare il tutto su quei valori, abbiamo dovuto dare ancor più significato e significante alla parola, alle parole utilizzate. E in questo sento anche la necessità, in riferimento al politico di prima, l'ultimo, adesso non so come si chiami, quando parlava di cura, facendo l'aiuto rapidamente da fuoricampo, dottor Zinni. Come? Zinni. Quando parlava di cura, mi veniva immediatamente come suggestione simbolica un mito che viene raccontato da un certo Heidegger in un testo che si chiama Essere e Tempo del 1956, quando parla di cura. La cura era una dea, ce l'avete presente? Una dea. Una dea perché passava lungo un fiume mentre fa una passeggiata e ad un certo punto, osservando il fiume, il trascorrere del tempo, vede a terra del fango. Si avvicina al fango e comincia a muoverlo tra le mani. Ad un certo punto vorrebbe fare qualcosa, costruire, dargli forma, ma non riuscendo così, chiede aiuto a Zeus. Zeus, che voi sapete, avevano le abitudini, gli dei pagani, soprattutto il dio, il Giove, di interessarsi di tutti i fatti che avevano a che fare con i propri dei, ma anche con gli umani, scende. E allora, quando la dea gli chiede perché non gli dai uno spirito a questo fango, Zeus gli dà lo spirito. Ad un certo punto cominciano a discutere che nome dovesse prendere questo fango che era davanti.
E allora, naturalmente, Cura dice, deve prendere il mio nome, perché sono stata io a prendere per prima il fango dalla terra. E Zeus dice, no, sono io il Dio che gli ho dato lo spirito e questa cosa si è mossa, ha preso vita. Sapete come avviene anche nei fatti umani? A un certo punto si interviene una terza persona, che è Saturno, il tempo, visto che parlavamo di tempo come importante, fondamentale, quale relazione di Cura. Il tempo, Saturno, naturalmente osservando questa situazione, comincia a definire. Beh, questa cosa fatta di fango dobbiamo veder bene, perché anche la Terra si sta lamentando. Infatti la Terra si lamentava. L'hai presa da me, dall'humus, quindi deve prendere il mio nome. Allora Saturno cosa fa? Dice, bene, tu, quando questa cosa morirà, Zeus, ti riprenderai lo spirito che gli hai dato alla nascita. Tu, invece, terra, questa cosa qui prenderà il tuo nome, humus, uomo, terra. Ma tu, Cura, custodirai questo uomo per sempre, fino al compimento della sua stessa vita ed oltre la vita. Cioè, la cura rappresenta fondamentalmente una condizione dell'agire interiore umano che rimane per sempre, nel prima, nel durante e nel dopo. Se voi pensate anche alla riflessione che noi facciamo del prenderci cura anche successivamente al compimento della vita delle persone, con il nostro tendere al momento della morte e quindi il nostro onorare quelle che sono le condizioni che appartengono ai nostri morti, no? Quindi la cura rappresenta realmente una condizione essenziale, riferendomi a quello che diceva, ecco, il politico di prima, ecco, nella quale la nostra essenza è quella di custodire il tutto sempre. Ora, quando abbiamo iniziato a elaborare il codice sul linguaggio, ci siamo dovuti, insomma, confrontare. Come diceva San Tommaso d'Aquino, ci vuole l'explicatio terminorum, traduco, cioè bisogna spiegare i termini. E secondo me spiegarli significa anche dargli un senso. Una cosa molto interessante, se voi, ecco, così come egregiamente è stato letto il primo capo, andate a vedere, è anche la scelta di scrivere una cosa, secondo me, importante. Il professionista è sostenuto da un insieme di valori e di saperi scientifici. Allora, su questo punto devo fare una distinzione. Una cosa è conoscere, una cosa è sapere. Tendo a fare sempre questa esplicatio terminorum, cioè questa specifica, perché conoscere qualcosa non significa sapere qualcosa. Conoscere ha un'indicazione che si rivolge esclusivamente a quel determinato contesto, a quel determinato specifico, ma non ha nulla a che fare con il sapere. Perché il sapere, che deriva dalla lingua latina sapere, non dall'inglese, ma dalla lingua latina, intende che ci vuole sale, che c'è un interesse, c'è una curiosità, c'è una fantasia dietro. Ebbene, quando si parla di valori e di saperi scientifici e viene associato questo termine saperi alla parte scientifica, la si intende come la capacità che noi abbiamo di essere riconosciuti non semplicemente per una questione di conoscenza del mio specifico, ma perché noi approfondiamo l'intera condizione, li mettiamo sale, mettiamo quella che è l'elemento della fantasia all'interno del nostro agire professionale, anche validato scientificamente. Lo dico perché pareva un termine buttato là per caso, no, fu un termine di riflessione. Un altro termine importante, perché ritengo che sia necessario anche, e mi dispiace che i giovani sono nell'altra aula e magari sono distratti, essendo lontani, no? Ecco, magari questo, è l'articolo 2, quando dice l'infermiere orienta il suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. E la cosa interessante è quella che noi scriviamo anche, continuando questo articolo, anche ciò che tratta non soltanto una questione di formazione, ma di educazione. Ancora una spiegazione. Abbiamo pensato che l'educare, naturalmente, sia fondamentalmente la sostanza dello stesso formare. Noi siamo abituati a dire sempre formiamo, formiamo, no? Formare significa dare forma,
questo significa, no? Formare. Ma formare si dà forma a che cosa? Si dà forma a un contenuto. Quindi anche l'educare ai valori significa giocarsi una dimensione che era quella che poc'anzi ci si veniva detta anche da Barbara. Educare all'essere infermiere, utilizzare il verbo essere, significa sempre utilizzare qualcosa che ha a che fare con la persona e con l'interiorità della persona. Non è un caso che in questo codice, magari andandovelo a leggere, a studiarvelo un po', anche all'articolo, mi pare, 45, vi sia un articolo che interessa anche il decoro della professione. Termine che oggi è quasi in disuso, decoro. Tutte le forme dec sono forme che vengono dal mondo aramaico. Significa qualcosa che abbellisce, che dà uno stile. Ecco, noi dovremmo avere uno stile nella nostra professione. Qua ci sono molti che magari sono giovani, ma ci sono anche alcuni che sono, insomma, arrivano alla mia età, se non oltre la mia età, insomma, quindi già siamo in un percorso, diciamo, particolare. Ma quando noi pensiamo al decoro e all'abito che diceva prima la Presidente, quell'habitus è un habitus che prima di tutto è interiore, poi si manifesta esteriormente. Ci siete? Una delle caratteristiche che dovrebbe far parte ontologicamente del nostro essere infermiere dovrebbe essere questo. Ma per essere questo bisogna capire che cos'è la professione. Anche l'altro politico, adesso era a quell'istituto, non mi ricordo come si chiama, diceva, beh, noi in qualche modo dobbiamo essere appunto dei professionisti sanitari. Ma che cosa si intende per professione? Vede quanto è importante l'utilizzo dei termini. Il termine professione deriva sempre dalla lingua latina, non deriva dalla lingua English. Così si vede il mio, diciamo, la mia lontananza da una dimensione anglofona e anglosassone. Allora, il termine professione deriva dalla lingua latina, profiteur, professare, cioè persone che credono e che pubblicamente professano quello in cui credono. Vedete come l'elemento che ci appartiene non è semplicemente un elemento tecnico. L'elemento tecnico è un elemento sì necessario, ma certamente non identifica e non qualifica la mia professione se essa è tale. Perché diverrei altro, diverrei il tecnico del suono o possiamo dire anche l'opinionista, termine che deriva dal greco opinomai, cioè uno che vede una cosa davanti e te la dice, te la racconta secondo una sua personale intuizione, ma non sa. E tante volte nemmeno conosce un determinato problema. Ci sono tanti opinionisti, avete visto, no? In televisione, in giro, anche nel mondo del giornalismo e quant'altro, che si permettono di fare opinione, ma quello non è un sapere. Il sapere significa approfondire quel tema, capirne il senso, avere l'idea da dove nasce, qual è l'intenzione, qual è il corpo di quell'intenzione e quindi qual è la conseguenza e la finalità di quel fatto. È un modo di vedere la vita in totalmente diversa. Uno degli articoli, adesso non ricordo se è il terzo, mi pare, adesso non vorrei sbagliarmi, mi pare di sì, ecco, quando parla per esempio della relazione, relazione di cura. La relazione, altra explicatio terminorum, come dico io, mo avete capito che significa, no? Una spiegazione dei termini, La relazione, mica è la comunicazione. Tendo a precisare anche questo. La comunicazione è il metodo, avete capito? Ma la relazione, relazio, significa legare. Io, prima di comunicare con te, devo entrare in relazione. Quindi quando si parla di comunicazione tout court, anche lì è una forma di conoscenza, non è un sapere, perché è la relazione che è importante. Nell'articolo 4, quando si dice il tempo di relazione è tempo di cura, sapete che cosa si intende in quel caso per tempo? Quando si è scritta quella parola, non si è scritta quella parola nel senso classico del cronos, del passaggio, ma del kairos, dicevano i greci, cioè del tempo di pienezza, dell'altro modo in cui si definiva il tempo. Cioè io il mio tempo lo devo vivere in pienezza, può essere un tempo cronologico di un minuto, potrebbe essere un tempo cronologico di un'ora,
ma io quel tempo lo devo vivere in pienezza. E scrivere una cosa di questa natura su un codice deontologico vi dà già l'idea di quanto esso sia stato capace e innovativo di un cambiamento culturale e di un tentativo di riprenderci quella dimensione interiorizzata infermieristica che molti invece, per motivazioni e logiche diverse, tendono a perdere. Barbara Mangiacavalli prima diceva una cosa molto importante: se noi perdiamo questi aspetti, se noi non entriamo più in una dimensione nella quale la prima cosa che dobbiamo capire è che l'atto sanitario e l'atto infermieristico è atto umano, noi diventeremo semplicemente dei tecnici di suono, con tutto il rispetto per coloro i quali svolgano un certo tipo di professione. Il nostro non è semplicemente essere dei tecnici di suono, capaci da un punto di vista competenziale di sapere fare certe cose. Io che a Roma sono anche presidente di una co-housing della diocesi di Roma, dove ho dei ragazzi meravigliosissimi, ragazzi down, vi posso assicurare che una delle mie stalker preferite, che si chiama Monica, praticamente se io la mettessi davanti ad una qualsiasi cosa, a una spiegazione di come viene effettuata, non so, un intramuscolo, e gli spiegassi dove fosse il quadrante esterno superiore, in che modo muoversi tecnicamente, io sono ben certa che Monica sarebbe molto, molto più brava di me. La nostra non è questa dimensione, non ha questa condizione, ha qualcosa in più, un plus valore, per cui io per fare quell'azione, poiché vi è un sapere a monte, non semplicemente una conoscenza tecnica, anche la negoziazione di quell'incontro è relazione. Andando avanti sempre su questo capitolo, l'articolo 3, noi iniziamo: l'infermiere cura e si prende cura della persona assistita nel rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza. Guardate, anche qui abbiamo avuto anche dei combattimenti di natura dialogica, perché naturalmente cosa metter prima? Libertà o metter prima dignità? Ho vinto io, però su questo ho vinto io. Dignità. Prima viene la dignità, poi viene la libertà di una persona. Ci siete? Cioè io prima di essere libero devo avere rispettata profondamente la mia condizione interiore. Devo avere rispettata la mia dignità. Quando si dice dignità, anche il termine dignità, che non viene dalla lingua inglese, ma viene dal latino, de igne, significa qualcosa che brucia dentro, il fuoco. Ecco perché noi, quando qualcuno lede la nostra dignità, ci sentiamo infiammati e infuocati. Perché è la dimensione ancora più interiore, più profonda del nostro essere persona. Quindi viene sempre prima la dignità. Che significa questo? Significa che noi che siamo a combattere, come diceva prima l'altro politico, con quello che riguarda l'aspetto della sofferenza, del dolore, del morire, della morte, abbiamo necessità di comprendere prima di tutto in noi stessi, e questi sarebbero i laboratori da fare in certi luoghi, chi siamo, prima di preoccuparci soltanto di quel che diverremo. Non è un caso che quando qualcuno fa una domanda a un professionista infermiere, noi troviamo delle risposte variegate, perché la domanda di senso non è che cosa faremo domani, che cosa dovremmo essere soltanto, ma chi siamo, qual è il nostro mandato, perché è mai possibile, ne parlavamo stamane con Francesco che parlerà dopo, molti non conoscono assolutamente quello che rappresenta appunto il proprio abito professionale, il codice deontologico. Alcuni non hanno letto nemmeno quello del 2009, non si sono nemmeno resi conto lungo il percorso della propria esistenza che vi sia stato e vi siano voluti almeno 10 anni per cambiare anche una parola. E sapete che parola è stata da quella dal 99 per esempio al 2009? La parola operatore rispetto a professionista. Ci sono impiegati 10 anni. Perché i cambiamenti culturali implicano un tempo lunghissimo perché diventino cosa consapevole. Dalle mie parti, quando dico dalle mie parti capirete roba di fortezze, un po' medievalizzanti, quando si parla di consapevolezza, termine che viene utilizzato molte volte all'interno del codice deontologico, nuovo codice deontologico, io faccio sempre questo segno. Quando io
quando io sono consapevole, quando io sono stato capace di apprendere, quindi di porre ascolto, di interiorizzare quello che ho appreso, allora divento consapevole di qualcosa. Ma se io non ho nessuno che negozia, che narra quelle condizioni, io a un pezzo di carta di questa natura gli do lo stesso valore che viene dato ad alcuni quando si parla della carta costituzionale, della nostra Costituzione italiana. Io ricordo una bellissima argomentazione di Piero Calamandrei del 1953, mi sembra, 54, ai giovani dell'università che studiavano giurisprudenza all'epoca, immaginate, a Milano, nella quale lui raccontò: noi abbiamo scritto la Costituzione, ma questa Costituzione, voi dovete capire, non è semplicemente la descrizione prescrittiva di quello che dovremmo e quello che non dovremmo fare, ma se voi non la vivete simbolicamente, non capite che la Costituzione italiana rappresenta anche il testamento di tutti coloro i quali hanno dato la loro vita perché questa storia di libertà possa appartenerci. Quindi se noi non viviamo la dimensione simbolica, quello che dicevo prima, non possiamo nemmeno comprendere la qualità interiore di una condizione. Vado avanti, Pinto Fisto, che vado a braccio, e così. E questioni etiche. L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici e contribuisce al loro approfondimento. Però per attivarsi sull'analisi dei dilemmi etici bisognerebbe conoscere un po' di che cos'è l'etica. E anche lì è la questione, perché molti ne parlano tutti, è inflazionalizzato il termine etica. La deontologia rappresenta un'applicazione, tra virgolette, in prassi, più descrittiva, di quelli che sono i principi valoriali, quindi i principi di natura etica. Ora, noi non abbiamo tempo di fare riflessione, ma certamente questa dimensione qui, che interessa la parte anche interiore della persona, implica che noi dovremmo avere la capacità, per il nostro sapere, di saper distinguere ciò che è bene da ciò che è male, ciò che è giusto da ciò che non è giusto. Una dimensione che dovrebbe essere già umana, del discernimento, ma in questo senso dovrebbe essere anche più, diciamo, comunitaria nei contesti professionali, per darci quello stile, quell'habitus di cui parlavamo prima. E tuttavia, laddove vi siano delle problematiche di questa natura, c'è necessità di confrontarsi, di vedersi, di incontrarsi, di saper organizzare. In questo senso la Federazione, quando diceva ci sarà una forma di osservatorio sul codice deontologico, perché esso rappresenta naturalmente anche una visione, uno sguardo sui mutamenti culturali, politici che vi sono intorno. Noi siamo in un momento storico, e questo sicuramente lo approfondirà poi più in là Francesco, nella quale viviamo una dimensione che nasce da antropologie di natura liberal utilitaristica. E quindi tutta la dimensione, quella che noi stiamo raccontando, umana, se non vuole diventare soltanto uno specchietto per le allodole, ha bisogno però di una concretizzazione in termini di valori interiori. Ripeto, se io non sono consapevole, state pur certi che non posso essere foriero di un cambiamento vero. E vale anche per la professione. Quando la professione diventa una professione matura, che significa? Si dà un sapere, conosce e sa tutto quello che la riguarda. Non può rimanere soltanto, come diceva San Tommaso d'Aquino, nel contingente operativo, cioè quello che ha davanti agli occhi, il suo reparto, la sua condizione, la sua unità, il suo vivere del quotidiano. Ha bisogno di vedere tutto e vedere tutta la comunità professionale. Sto terminando, penso, non so. Ecco, una cosa molto interessante, l'articolo 6, libertà di coscienza. Prima è stato letto sempre egregiamente dalla giovane. Ecco, questo è stato un articolo importantissimo che ha naturalmente anche in questo caso creato, diciamo così, delle criticità nel linguaggio. Però si è pensato di nominarlo come libertà di coscienza per farlo comprendere a tutti. La libertà di coscienza è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, tanto che è l'articolo 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Mettere libertà di coscienza e poi declinare questo articolo parlandovi della clausola di coscienza significa in qualche modo sostenere la possibilità che qualcuno, quando sa qualcosa, se ne prenda totale responsabilità e totale carico. Mi viene un pensiero divertente, tanto per smorzare questa parte un po' troppo magari così complessa, che cerco in qualche modo di sintetizzare, ma non so se vi riesca, pensando nel momento in cui appunto
come termine all'innamoramento che ebbi con mio marito. Ve lo voglio raccontare qua in questo posto bellissimo, tanti anni fa naturalmente, tanti anni fa. E quando mio marito, che viene da una formazione diversa dalla mia, una formazione anarchica, cioè proprio anarchica, la bombetta, la cosa, cioè, di queste formazioni un po' così, ecco, decide di chiedermi di vivere con lui la vita. Allora, per cercare di circuirmi, io provenendo invece da una formazione cristiana, cattolica, si capisce, apostolica, ecco, mi porta ad Assisi, pensando che in quel luogo io potessi facilmente accettare una sua dimensione. E mi porta nella Basilica Superiore d'Assisi, la sera, davanti a questo tramonto bellissimo, mio marito si pone innanzi a me con un anello un po' così primitivo, naturalmente, per l'epoca, è così un po', così, e mi dice: vuoi divenire la mia compagna tutta la vita? Bellissimo, no? Ad Assisi, questo tramonto. Lui però non aveva ben compreso che io il latino lo conoscevo. Allora, quando mi dice compagna, con tutto il bene, io rispondo: si vede che non conosci il latino, perché il termine compagna deriva dal latino companis, cioè colei, colui che mangia il pane con me. Io non mangerò solo il pane con te, dunque preferirei un altro termine, che si chiama sponsalia, da sponsabilia, da cui nasce responsabilia, da cui poi si traduce in italiano responsabilità. Che cos'è la sponsalia? La sponsalia significava portare la propria donna, il padre che porta la donna, sull'altare e la consegna, no? E la dà in carico a quello che domani se la dovrà. Ecco, ecco, lui no, lui ha già fatto il suo, vero? La dà in carico. Quindi responsabilia significa, quindi responsabilità significa prendersi carico, ma nasce da questa storia. Perché vi racconto questo? Perché soltanto no, mi ha sposato poi, e tra l'altro pure in chiesa, quindi capisci tutto una e dunque responsabilità implica il fatto che perché io possa accettare questo carico io debba sapere chi sono e dove sto andando. Allora non ho paura, non ho la dimensione di vincolarmi in norme, come diceva prima, insomma in condizioni, perché so già dove devo andare, so già qual è il mio percorso. La responsabilità significa una presa in carico di una condizione. Quando si parla di clausola di coscienza si parla di questo tema qua, di una presa in carico assolutamente personale, nella quale, poiché io sono un professionista, quindi credo in quello che sto facendo e lo ritengo una cosa giusta piuttosto che non giusta, io ne prendo totale responsabilità, da sola, perché sono una persona matura. Le persone mature da che cosa si riconoscono? Dalla capacità che hanno di prendersi carico delle condizioni. Un'altra immagine che mi viene sempre di Sant'Agostino di Ippona, dottore della Chiesa, che faceva questo segno. Chi dice sempre che la colpa è dell'altro ha quattro dita rivolte verso di sé. La persona matura è quella che sa prendersi carico e in genere non dà mai la responsabilità all'altro, ma prende su di sé il carico di quella condizione. E questa maturità professionale noi cerchiamo di tenderla anche con le innovazioni di questa storia. Sto per terminare, anche se volevo andare un po' più in alcuni aspetti. Dicevamo l'articolo 8, educare all'essere professionista. Passo all'articolo 8 perché è interessante. Educare all'essere professionista. Questo è un articolo voluto dalla Federazione, voluto così come quello del decoro. Educare all'essere professionista. Ricordatevi la storia dell'habitus interiore. Io posso vestirmi con oro e argento, con velluto in seta piuttosto che con il resto, essere in un alveo di questa natura, ma se io non attraverso la mia ferita e non la faccio diventare una feritoia, va, traduco? Se io da curante non prendo cura, se io da cura divento curante, quindi entro in una dimensione di questa natura, beh, ragazzi miei, forse questa non potrebbe essere definita la professione che noi abbiamo scelto con quell'intento che dicevo. Diventa altro, diventa una storia comune. E vi posso assicurare che, come diceva Barbara, perdere questa dimensione significa veramente perdere tutto. Io sono stata in un posto, dicevo prima,
con un gruppo di medici a fare un congresso, eccetera, e la cosa più triste era la perdita di questa dimensione, diciamo, creativa e generante che invece ha la nostra professione, in tutta la bellezza di trovarsi davanti all'umano e attraverso quell'umano di attraversarsi. Guardate che non è una cosa da poco. Poche professioni hanno questa bellezza, hanno questa possibilità, io direi dalle mie parti hanno questa grazia, ce l'hanno poche persone, perché stare accanto al morire significa, si dice dalle mie parti, fare specchio con me stesso, trovarmi davanti a una condizione nella quale so che quel passaggio là è un passaggio che prima o poi farò anche io. E dunque in che modo io posso essere colui che si prende carico se io non sono stato mai capace nella mia vita personale di attraversarmi? Così. Ed è molto semplice diventare dei tecnici, ma io dico tecnici anche se il termine è un bellissimo tecne in greco significa anche, mette in mezzo anche l'arte. Noi abbiamo la bellezza come infermieri e questo codice ce lo racconta anche entrando in ambiti particolari che non sono particolari, sono significativi soltanto perché li possiamo utilizzare bene nella prassi, ma sono, ripeto, importanti per la simbologia di quello che noi abbiamo. Ci sono molti che strumentalizzano anche la parola, no? Utilizzano, si mettono a giocare su condizioni, giocando sulla paura, ma quella non è altro che la misurazione di una qualità umana che è primitiva se tu non entri realmente nel cuore della storia. Un codice deontologico, il fatto che si è divenuti ordini, come diceva prima Barbara, guardate che sono dei grandi successi importanti per la nostra professione, ma se noi non li accompagniamo attraverso la nostra capacità creativa e creante, questo mondo può perdersi facilmente. Aristotele, visto che il codice deontologico è basato anche soprattutto sugli elementi iniziali valoriali, su quella che viene definita l'etica delle virtù di Aristotele, una cosa complessa, diceva una cosa bella nella traduzione che gli faceva in latino Guglielmo de Vichac, diceva nihil intelliget sine fantasmate, traduco, non c'è niente nell'intelletto che non passi prima dalla fantasia. Anche questo codice ha avuto una dimensione di fantasia. Anche lo stupor mundi, quello che ha costruito questa storia, può darsi che questa non so che cosa fosse, se una cisterna, lì c'è un lucernario, o poteva essere una terma, io non so, ha vissuto prima di qualsiasi capacità di idealizzazione di concretezza in una dimensione di pensiero di fantasia. Tornando sempre a mio marito e finendo questa riflessione giocosa così con voi, lo metto in mezzo, tanto non c'è, quindi si può mettere in mezzo, sempre appena sposata mi muore un albero in terrazzo e quindi mio marito insegna storia dell'arte e quindi naturalmente che cosa faccio? Vado da mio marito e dico fammi di questo albero una scultura per casa. Quindi mio marito cosa fa? Si mette a fare una scultura con del litopone, che è una specie di polvere bianca, non quella che utilizzano in luoghi strani, litopone, del gesso, delle garze, voi sapete questi rami bianchi, no? Quindi mi trasforma questo albero in una scultura che è nel mio ingresso. Naturalmente voi sapete le donne come sono, tremende. I moti delle donne sono della serie, quello che hai fatto tu lo posso fare anche io, anzi meglio, perché naturalmente io preparo, eseguo e riordino. Non faccio soltanto la parte artistica, posso fare bene, benissimo quello che tu hai fatto in questo modo. Ebbene, presi un altro alberello piccino che trovai e anche io mi misi a fare l'opera mia. Ebbene, quando uno entra a casa mia e vede l'albero di mio marito, dice, ma questa è un'opera d'arte. Allora io subito, no, che non avete visto, venite verso la cucina, nella mia cosa, così, e venite a vedere. È carino, è un arredamento. Allora ho sempre pensato, come dice Seneca, se vado per esempi si fa prima, a quella che era la diversità fra quello che aveva fatto mio marito e quello che avevo fatto io. Anzi, ebbene, mio marito cosa aveva fatto fondamentalmente? Se io facessi una traduzione dell'atto, la traduzione era questo: l'intenzione di mio marito era un'intenzione benevola, intenzione, no? Quindi fare un bene perché io gli avevo detto di fare una cosa di questa natura e lui immediatamente ha voluto fare un bene. Il mezzo che ha usato era bene, la conseguenza di quel mezzo è stato un bene, tant'è vero che diventa un'opera d'arte. Io no, la mia intenzione non era fare il bene, era superbamente di mettermi a confronto, dettato da un'invidia della condizione, della mia capacità superba di essere migliore di lui. Dunque quando io ho agito, il mio agire
anche se perfetto, vi assicuro, il mio alberello è perfetto e armonico, non c'è una mancanza, non ho sporcato il parquet, non ho messo le cose, quindi ho utilizzato tutte le procedure, le checklist che ci volevano. Ma la conseguenza della mia azione, poiché è partita da un'intenzione che è un'intenzione non certa, è una conseguenza malevola. La mia non è un'opera d'arte, è una cosa di arredamento. Allora quello che voglio dire è che nello studio della nostra vita professionale, che poi rappresenta il nostro umano, perché se no non avremmo fatto una scelta professionale, dovremmo tendere a fare della nostra vita un'opera d'arte, non un'opera di arredamento, come io ho fatto con il mio alberello di casa. E scusate... Grazie, grazie alla professoressa Angela Basile che diciamo, ci ha offerto più di uno spunto di riflessione interessante. Riprendiamo la lettura del codice deontologico, lo facciamo con la dottoressa Graziana Bonadie che invito per riprendere appunto la lettura del codice deontologico, poi ne approfondiremo alcuni aspetti. Capo 3. Rapporti professionali. Articolo 12. Cooperazione e collaborazione. L'infermiere si impegna a sostenere la cooperazione con i professionisti coinvolti nel percorso di cura, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e gli altri operatori. Riconosce e valorizza il loro specifico apporto nel processo assistenziale. Articolo 13. Agire competente, consulenza e condivisione delle informazioni. L'infermiere agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo i suoi saperi e abilità a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e istituzioni. Partecipa al percorso di cura e si adopera affinché la persona assistita disponga delle informazioni condivise con l'equipe, necessarie ai suoi bisogni di vita e alla scelta consapevole dei percorsi di cura proposti. Articolo 14. Posizione di protezione. L'infermiere che rilevi uno stato di alterazione di natura psicofisica di un professionista o di un altro operatore nelle sue funzioni, a qualunque livello di responsabilità, si adopera per proteggere e tutelare le persone assistite, la professione e il professionista, anche effettuando le opportune segnalazioni. Articolo 15. Informazioni sullo stato di salute. L'infermiere si assicura che l'interessato o la persona da lui indicata come riferimento riceva informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l'equipe di cura nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate. Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza. Articolo 16. Interazione e integrazione. L'infermiere riconosce l'interazione e l'integrazione intra e interprofessionali quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona. Capo 4. Rapporti con le persone assistite. Articolo 17. Rapporto con la persona assistita nel percorso di cura. Nel percorso di cura l'infermiere valorizza e accoglie il contributo della persona, il suo punto di vista e le sue emozioni e facilita l'espressione della sofferenza. L'infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l'interessato e con il suo libero consenso le persone di riferimento per favorire l'adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili. Articolo 18. Dolore. L'infermiere previene, rileva e documenta il dolore dell'assistito durante il percorso di cura.
si adopera applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a esso correlati, nel rispetto delle volontà della persona. Articolo 19. Confidenzialità e riservatezza. L'infermiere garantisce e tutela la confidenzialità della relazione con la persona assistita e la riservatezza dei dati a essa relativi durante l'intero percorso di cura. Raccoglie, analizza e utilizza i dati in modo appropriato, limitandosi a ciò che è necessario all'assistenza infermieristica, nel rispetto dei diritti della persona e della normativa vigente. Articolo 20. Rifiuto all'informazione. L'infermiere rispetta la esplicita volontà della persona assistita di non essere informata sul proprio stato di salute. Nel caso in cui l'informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute dei soggetti terzi, l'infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito, fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva. Articolo 21. Strategie e modalità comunicative. L'infermiere sostiene la relazione con la persona assistita che si trova in condizioni che ne limitano l'espressione attraverso strategie e modalità comunicative efficaci. Articolo 22. Privazioni, violenze o maltrattamenti. Salvo gli obblighi di denuncia, l'infermiere che rileva ed evidenzia privazioni, violenze o maltrattamenti sulla persona assistita si attiva perché vi sia un rapido intervento a tutela dell'interessato. Articolo 23. Volontà del minore. L'infermiere, tenuto conto dell'età e del grado di maturità riscontrato, si adopera affinché sia presa in debita considerazione l'opinione del minore rispetto alle scelte curative, assistenziali e sperimentali, al fine di consentirgli di esprimere la sua volontà. L'infermiere, quando il minore consapevolmente si oppone alla scelta di cura, si adopera per superare il conflitto. Articolo 24. Cura nel fine vita. L'infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. Riconosce l'importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento della persona assistita nell'evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto. Articolo 25. Volontà di limite agli interventi. L'infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa. Articolo 26. Donazione di sangue, tessuti e organi. L'infermiere favorisce l'informazione sulla donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà. Educa e sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere. Articolo 27. Segreto professionale. L'infermiere rispetta sempre il segreto professionale, non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita. La morte della persona assistita non esime l'infermiere dal rispetto del segreto professionale. Su questi due capi del codice deontologico invito ad offrire la propria riflessione e il proprio intervento il professor Francesco Falli, che si siede qui al tavolo dei relatori, anche perché credo debba appunto offrirvi anche delle slide durante il suo intervento. Sì, buongiorno, intanto grazie per l'invito, naturalmente un saluto anche dai colleghi di La Spezia e, come dire, vi credevo amici Giuseppe e Salvatore, ma mi fate parlare dopo due corazzate, come organizzare Real Madrid-Nuorese e sperare in un pareggio. Allora faccio così diciamo la rendiamo ancora più semplice. Visto il Real Madrid di questo periodo, la Nuorese ha ottime possibilità di fare il risultato. Allora,
Ma tutti a parte, anzi no, ecco, intanto vorrei dirvi, non per ruffianeria, che stimo tantissimo questa regione, poi in un posto così non ero mai stato, è meraviglioso. Ovviamente, essendo mia moglie pugliese, sono anche, come dire, obbligato a dirlo, perché c'è qualcuno che poi riferirà se ho fatto questo passaggio. Lei si è raccomandata molto, ma ho una grande stima della Puglia, veramente, vengo sempre da amici. Dunque, mi è stato dato un incarico da Michele, dai colleghi del direttivo qui di BAT, della BAT, piuttosto difficile, ma ho cercato di agganciarlo a una cosa che mi piace moltissimo e che è quella che io chiamo, no, la nostra evoluzione storica. Nella nostra storia, parallelamente appunto alla crescita professionale, ci sono stati 5 codici deontologici della nostra professione sanitaria. Ve li riassumo in questa tabella che secondo me è abbastanza interessante, perché vi fa vedere che nel tempo il codice era lì vicino, accompagnato a una determinata situazione giuridica, normativa. Per esempio nel 60, che è l'anno del primo codice degli infermieri italiani, la professione sanitaria ausiliaria è organizzata da 6 anni in un collegio, non c'è obbligo di iscrizione, c'è una marcata dipendenza gerarchica che, come vedremo, prevede lo stesso codice. 17 anni dopo è il momento del secondo codice deontologico, non è cambiato niente per quanto riguarda l'inquadramento dell'infermiere, ma è arrivato da 3 anni il DPR 225, a tutti noto oggi come mansionario. 22 anni dopo il mansionario viene eliminato ed è questo il motivo per il quale nasce il terzo codice deontologico, poi lo vedremo nel dettaglio. Nel 2009 arriva il penultimo codice, finché nel 2019 arriviamo a quello contemporaneo attuale. In fondo vedete che c'è un richiamo storico, parliamo di codici deontologici dal 1960, la figura moderna dell'infermiere come è concepita oggi risale al 1925 con questa normativa del 15 agosto, Ferragosto, definizione delle scuole convitto, ovviamente aperte soltanto agli individui di sesso femminile, come sapete. Dentro la legge 4299 il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali, passo subito alla frase che mi interessa, nonché degli specifici codici deontologici. Allora, la legge 4299, che soprattutto non era rivolta soltanto a noi, ma anche ai tecnici di radiologia e alle ostetriche, dice che dobbiamo rivalerci di un codice deontologico che in quel momento, io nel 99 ero un infermiere, ci era completamente sconosciuto. Il codice deontologico del 77 era talmente clandestino che oggi in federazione, facendo delle ricerche per avere un testo e un libretto come questo, chiedo scusa direttore, non si trova più, si trovano semplicemente dei fogli dattilo scritti, li vedrete, li abbiamo fotografati, perché era uno strumento del tutto clandestino. Nel 99 cambia il peso giuridico, a questo punto il codice deontologico, come ci ricorda per esempio fra i tanti l'avvocato Barbieri in un evento organizzato per i colleghi di Brescia, fino al 1999 era una sorta di accordo, di argomento che vigeva fra Giuseppe Papagni, presidente dell'ordine, e gli iscritti di quell'ordine, ma in realtà era qualcosa, veramente una sorta di colloquio e ragionamento fra associati allo stesso club. Improvvisamente cambia e diventa una regola giuridica. Quindi possiamo affermare a questo punto di vista, da questo punto di vista, che con l'arrivo della legge 4299 cambia il peso del codice, e non è un caso che la legge nasce a febbraio, immediatamente viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 febbraio del 99, e immediatamente l'allora Federazione Nazionale dei Collegi PASVI decide di organizzare la stesura di un nuovo codice deontologico. Per una testimonianza d'epoca, ahimè, io c'ero, il 1 luglio 94 molti infermieri si recarono a Roma, perché c'erano più di 10.000 colleghi. Le richieste prevalenti erano due. La prima era di entrare in università, di traghettare la formazione in università, che in quegli anni era una formazione regionale. Poi si chiede un nuovo status giuridico, ma perché? Perché ci sono nel 1994 delle contraddizioni normative straordinarie. È già uscito il DPR del 92 che inventa, definisce il modernissimo infermiere dell'emergenza e del triage del 118, ma c'è il mansionario
Il Mancenari diceva che per fare un'endovena avevi bisogno di avere vicino il medico, quindi c'è qualcosa di contrastante. La cosa che voglio semplicemente dirvi è che quel giorno del 94 nessuno citò, perché nessuno ci pensava, il codice deontologico del 77. Per verità storica, apro e chiudo una parentesi perché potrebbe essere uno spunto di interesse, l'allora ministro della sanità, oggi si parla di ministero della salute, allora si parlava di ministero della sanità, Raffaele Costa firma il profilo professionale dell'infermiere il 14 settembre dopo questa manifestazione. In piazza c'erano praticamente soltanto infermieri. Guardate il ministro quel giorno quanti profili va a firmare. Il 14 settembre del 94 vengono varati 12 profili di 12 professioni sanitarie diverse che certamente non erano in piazza. Penso, non so, al tecnico ortopedico. Ma perché vi dico queste cose? Vi dico queste cose semplicemente per ricordare ancora una volta che gli infermieri dentro il Servizio Sanitario Nazionale hanno sempre vissuto un ruolo da protagonisti e quella volta furono addirittura un traino straordinario per professioni che erano appena nate e che certamente non avevano nessuna idea neppure di dover sfilare per rivendicare chissà quale diritto intorno al loro regolamento o profilo professionale. Quindi adesso, rispettando il mandato appunto che ho ricevuto, vediamo insieme delle considerazioni per sommi capi sulle fasi nazionali della sanità e su quello che è stato vicino il percorso infermieristico. Sulla sinistra vedete le date di scorrimento, di scansione dei nostri 5 codici, sulla destra il confronto storico di quello che succede per quanto riguarda l'assistenza sanitaria in Italia, che parte in Italia alla fine del XIX secolo con le casse mutue, che poi vengono sviluppate, assorbite, controllate dallo Stato nel ventennio fascista. Nel 58, soltanto nel 1958, pensate, dopo 12 anni dalla nascita della Repubblica, arriva il Ministero della Sanità, che viene scorporato dal Ministero dell'Interno. Infine, in questa fase, in questo particolare, come dire, percorso della nostra vita, la legge 132 del 68, nota a tutti come legge Mariotti, porta gli ospedali allo status di enti pubblici. Nel 1978, cioè 10 anni dopo, viene varato il Servizio Sanitario Nazionale, la legge di riforma sanitaria. Con la legge 421 del 92, inizialmente soltanto un enunciato normativo, arrivano le aziende sanitarie. Tutto ciò che abbiamo visto finora, naturalmente, perlomeno dal 1 gennaio del 48 in poi, si rifà all'articolo 32 della Costituzione della Repubblica e al concetto fondamentale del diritto alla salute dei cittadini. Però vorrei dire una cosa che secondo me è importante, mi ha colpito mentre preparavo questa relazione. Noi abbiamo soltanto un codice deontologico, ci mancherebbe altro, non potremmo avere un codice deontologico regionale, ma abbiamo 21 diverse realtà sanitarie in Italia, abbiamo 19 regioni e 2 province autonome. E allora mi viene in mente quello che ricorda l'articolo 1, mi pare adesso ci arriviamo. Questa ad esempio è una notizia di Repubblica.it del 26 di ottobre, dove dice che, osservate, il Veneto è al top e la Calabria è fanalino di coda, per esempio. Quindi ci sono delle graduatorie, se vogliamo, di efficienza, delle graduatorie di offerta dei servizi. E guardate l'articolo 1 del nostro codice. Si pone come agente attivo nel contesto sociale a cui appartiene. Quindi cosa significa? Che se io sono un infermiere in Veneto oppure svolgo questo mio ruolo professionale in Campania, sono di fronte a dei contesti differenti? Torniamo indietro, il Veneto al primo posto, la Calabria è fanalino di coda. Che cosa significa? È importante, lo rivedremo dopo, è importante perché per esempio in Liguria è stato una guida per alcuni atti che abbiamo voluto fare come ordine. Torneremo appunto su questo aspetto, qui vedete una fotografia storica, siamo nel 1956, qui è la consegna, la cerimonia del velo agli allora infermieri professionali e in questo tempo non c'è un codice deontologico. Quindi cosa vuol dire? Che gli infermieri cosa fanno? Navigano a vista? Ma assolutamente no. Gli infermieri lavoravano per esempio su conoscenze, competenze, le cose che ricordava la professoressa Basile, anche sul piano tecnico. Noi abbiamo intervistato il nostro più vecchio iscritto, che ha 95 anni,
e è un vecchio infermiere di sala operatoria. Lo abbiamo intervistato per farci raccontare com'era la sicurezza negli anni 50 e 60. Lui ci ha raccontato che prima dell'ingresso in sala operatoria marcavano con la tintura di iodio la gamba da operare in caso di varici, oppure marcavano con la tintura di iodio l'addome per l'ernia. Non c'era la struttura risk management, non c'erano i colleghi esperti di rischio clinico, ma c'era evidentemente la consapevolezza dell'errore di lato. Quindi loro si organizzavano in questo modo perché non avevano nient'altro. Quindi lui cosa faceva? Lui con l'equipe rispondeva a un bisogno di sicurezza che non era scritto in nessun codice deontologico perché non c'era, che noi ritroveremo nel codice deontologico del 2009 e ritroveremo con molta maggior chiarezza, andando a citare l'importantissimo rischio infettivo, nell'articolo 32, quello intitolato, che fra poco verrà letto, partecipazione al governo clinico. Quindi contenuti che affondavano in competenze non solo di natura tecnologica, ben presenti nel senso e nello spirito della professione, sin dai più remoti tempi. L'anno prossimo, e la federazione si sta già organizzando su questo, è già partita, è il 200° anniversario della nascita di Florence Nightingale. A me piace tantissimo pensarla attuale, perché va benissimo la figura iconografica di Florence con la lampada, perfetto, ma dobbiamo fare di tutto per ricordare che ha detto delle cose con un anticipo straordinario. Quando lei dice il primo requisito di un ospedale dovrebbe essere quello di non far del male ai propri pazienti, lei fa un'espressione esplicita di rischio clinico, di governo del risk management, di sicurezza, dice delle cose che spesso nel 2019 noi non riusciamo ad applicare. Torniamo ai codici. Correva l'anno 1959, la federazione decide il 15 febbraio di cominciare a parlare della necessità di mettere a punto un codice deontologico infermieristico che in quel momento non c'è. Questo codice deve indicare le coordinate etiche in relazione alle quali opereranno le appartenenti alla professione, perché un genere femminile, lo abbiamo già detto, al maschio è precluso l'accesso a questo ruolo. 1960, i meravigliosi, fantastici giochi di Roma, i giochi meravigliosi, Livio Berruti che vince 200 metri, Kennedy è eletto presidente degli Stati Uniti a completamento del sogno americano. Ancora sul primo codice deontologico la federazione dice nel commento una conquista importante che rappresenta un passo avanti nella costruzione dell'identità professionale. Siamo perfettamente d'accordo, ma guardiamo cosa diceva il codice di 59 anni fa, un'epoca con dei rapporti piuttosto chiari. Codice deontologico articolo 6, le infermiere pongono i rapporti con i medici su un piano di leale collaborazione eseguendo scrupolosamente le prescrizioni terapeutiche, e questo mi piace molto, devono sostenere la fiducia verso i medici, cioè l'infermiera doveva andare dal paziente e dire guarda che ti devi fidare di questo dottore, pensate. Aveva 11 articoli, l'articolo 9 ricordava l'obbligo di perfezionarsi, non c'era l'ECM, siamo 39 anni in anticipo, devono avere un esemplare comportamento nella vita privata, la loro divisa è distintivo, espressione di personalità equilibrata che ispira rispetto e fiducia. Se c'è qualche macchia non sei troppo equilibrata, evidentemente, non so. 1973, la società, il contesto storico, la sanità cambia, arrivano gli accordi di Strasburgo, arriva il maschietto nella professione, il maschio degli anni 70 è un maschio tipico, impegnato, sindacalizzato, sta nelle associazioni, ce lo ricordava prima la professoressa Basile che non a caso ha intercettato un anarchico in quel periodo per la sua propria esperienza di vita, quindi c'erano tanti maschi impegnati e nel 1977, mentre arriva nelle sale cinematografiche il primo film della saga di Star Wars, in Italia purtroppo è ancora molto marcata l'esigenza terrorismo, arriva questo codice del 77 che vi ho definito semiclandestino, introvabile oggi da un punto di vista di testo, che dice che l'infermiere nel pieno rispetto dei diritti del malato si avvale dei propri diritti sindacali, cioè un codice deontologico che sente la necessità di parlare del diritto sindacale. Ma perché lo fa? Perché siamo in quel particolare contesto storico. È un codice del 77, siamo, chi lo ha scritto, lo ha pensato, lo ha vissuto e lo ha redatto in questo ambiente, ok? In tutto ci sono 12 articoli, passano 22 anni, come vi ho detto in prefazione, in premessa,
con l'arrivo della legge 4299 bisogna immediatamente scrivere un codice deontologico vero, perché la legge dice che gli infermieri e gli altri professionisti sanitari incontrano nel codice deontologico uno dei tre riferimenti normativi. Cosa succede in Italia nel 99, in Europa nel 99, si viene a essere ancora ulteriormente martoriato il territorio balcanico, mentre ufficialmente il 1 gennaio nasce l'euro, che arriverà nelle nostre tasche soltanto 3 anni dopo. Da 22 anni vigeva quel codice, come vi ho detto prima, quasi clandestino. Questa diapositiva l'abbiamo già commentata. In realtà il codice del 99 è preceduto dal patto infermiere cittadino in premessa del 96, che poi verrà appunto in un certo senso collegato ed allegato a quel testo del 1999. Presentato nel maggio 99 e ufficializzato nei lavori del 12° congresso nazionale della federazione, a questo punto tutti i professionisti sanitari, anche se nel 1999 praticamente ne conosciamo davvero soltanto tre, infermiere, ostetrica, tecnico di radiologia, non a caso le tre professioni che avevano già un ordine, o meglio collegio, ma erano quindi professioni ordinate. Nel frattempo avete visto, sono stati varati i profili delle nuove professioni sanitarie. Bene, tutti i professionisti sanitari oggi, anche oggi nel 2019, poggiano la propria attività su questi riferimenti: il profilo professionale o regolamento attuativo, che ha compiuto 25 anni quest'anno e si comincia già a ragionare della sua, come dire, necessità di essere aggiornato dopo un quarto di secolo, il codice deontologico appunto e l'ordinamento didattico formativo. Questo codice è diviso in 7 capi o articoli, è certamente uno strumento già più centrato. Si parla di essenza professionale, si parla per esempio di un'assistenza al servizio della persona e della collettività, e si parla di interventi, vedete, di natura tecnica ma anche relazionale. Il tempo, l'avete visto prima, no? Il tempo di relazione, il tempo di cura, ed educativa. All'articolo 1.3 dice che la nostra responsabilità consiste nel curare e prendersi cura. L'articolo 1.4 ricorda che il codice deontologico guida l'infermiere ed è uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dall'infermiere. Quindi vedete che siamo nel 99, ma il linguaggio è totalmente diverso da quello del 1977. È un codice finalmente moderno, direi che cominciamo a fotografare un infermiere moderno, oserei dire contemporaneo. Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche. Avete visto che in questi pochi articoli sono già ritornate tante parole come responsabilità, che ha ricordato la professoressa Basile in chiusura del suo intervento. Il totale di questi commi, che potremmo definire articoli, è di 49. Strumento quindi che comincia a diventare identitario. Naturalmente non è immediata questa consapevolezza o conoscenza da parte di tutti. Moltissimi infermieri pensano che sia uno strumento nel 99 che non serva a un granché. In realtà inizia un prezioso percorso di condivisione. Passano 10 anni. Nel 2009 muore Michael Jackson. Vedete, vi faccio dei riferimenti storici degli anni in cui viene varato il codice, e c'è la tragedia di Viareggio, che a noi ci ha colpito molto perché quel treno era passato 20 minuti prima davanti alle nostre case, quindi insomma ci è rimasta sulla nostra pelle. Tanti colleghi del 118 e dell'area critica andarono spontaneamente a dare una mano. Si arriva al codice del 2009. Nella presentazione del codice del 2009, attenzione, qui è già stato ricordato, l'infermiere non è più l'operatore sanitario, ma è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica. Ci sono 6 capi per un totale di 51 articoli. Dopo un iniziale e generale apprezzamento, e visto che faccio una presentazione storica, non potrei non citare questo passaggio, si sono avute, molti lo ricorderanno, delle polemiche sul famigerato articolo 49. E in realtà questo articolo è stato presentato molto spesso soltanto nella sua prima parte. La sua prima parte è facilmente critica se noi la osserviamo, perché dice, ed è vero, che era l'unico codice deontologico delle varie professioni sanitarie che offriva questa chance di compensazione a favore delle organizzazioni. Diceva: l'infermiere compensa le carenze di servizi. Se ci fermiamo qui
non va molto bene. C'era una seconda parte che diceva rifiuta la compensazione documentandone le ragioni. Quindi nella seconda parte era offerta all'infermiere la possibilità di dire no, io non posso compensare tutto ciò che manca a livello organizzativo, strutturale, eccetera. Molti conflitti interni che hanno, io cerco sempre di essere positivo e ottimista, se posso, quando ho un bicchiere mezzo pieno non vorrei dire che è mezzo vuoto. Intorno a quel dibattito c'è da dire questo, che tanti infermieri hanno capito che esiste un codice deontologico, tanti infermieri se ne sono occupati, tanti infermieri hanno cominciato a parlarne, qualcuno anche con grande attenzione e sensibilità. E diciamo che la presenza dell'articolo 49 è arrivata a influenzare i primi dibattiti intorno al nuovo testo che, come ricordava la nostra Presidente, ha iniziato il suo percorso di formazione nel 2016. A proposito di un parallelismo deontologico con i tempi moderni, con quelli che noi stiamo vivendo, il nuovo codice tocca aspetti presenti nelle vite di ogni giorno che quello del 2009, pur potendolo fare, non aveva raccolto, come è il caso della comunicazione anche sui social, che è ricordata in un capo a parte agli articoli 28 e 29. Non sempre chi pubblica, chi posta qualcosa, ricorda che la sua comunicazione non è solo e soltanto quella di Mario, se Mario fa l'infermiere. Se Mario fa l'infermiere, quando comunica qualcosa sui social in maniera magari inadeguata, impropria, poco professionale, in quel momento offre un'immagine non soltanto di Mario, ma di Mario infermiere, e si rischia quindi a livello di comunicazione di essere, come dire, assolutamente poco utile alla causa professionale. Pochi giorni fa nella scuola di formazione offerta dalla Federazione, il professor Guido Sarchielli ha fatto un importantissimo intervento su quella che è la identificazione professionale, che è strettamente legata all'identità professionale. Se qualcuno ci osserva da fuori e vede le cose che noi comunichiamo, che impressione si fa dell'identità professionale? E l'immagine sociale della professione inevitabilmente deriva da questo. Per questo questi due articoli non vogliono censurare nessuno, io credo, ma questi due articoli vogliono invitare a una comunicazione attenta, sociale, professionale e soprattutto utile. Lo abbiamo già detto, sulla professione e i suoi componenti ricordiamoci che siamo tutti osservati dal mondo esterno, che ci valuta anche per le cose che raccontiamo, commentiamo e pubblichiamo, qualche volta con un'attenzione dedicata e qualche volta meno. Sono in conclusione per dirvi che, come già stato ricordato, non ci siamo messi d'accordo, ma noi siamo la regione più vecchia d'Italia. Allora ritorno all'articolo 1 quando parla del contesto. Noi come ordini professionali della Liguria da diversi anni abbiamo un rapporto con la nostra regione probabilmente più forte, perché abbiamo imparato a parlare con una voce sola. Andiamo lì e abbiamo chiesto con forza dal 2015 di varare la figura dell'infermiere di famiglia attraverso percorsi di formazione e soprattutto di inserimento. La regione ha varato in accordo con l'università un master per infermiere di famiglia per i dipendenti delle aziende che partecipano, ci sono state delle agevolazioni economiche e soprattutto sono stati individuati 13 posti per infermiere di famiglia nelle 5 vallate interne della nostra regione, perché la nostra regione non è soltanto mare e costa, ma abbiamo anche il retroterra appenninico, dove ci sono località che sono distanti un'ora e mezza dalla prima farmacia. Quindi diciamo così, in un qualunque contesto di impegno professionale, come può essere quello ordinistico, quello associativo, quello di chiunque si impegni da un punto di vista scientifico e professionale, i valori del codice possono certamente essere ricordati e messi in pratica. Sicuramente è più semplice farlo su alcuni aspetti, ma è importante non perdere mai di vista il proprio mandato professionale. È questo lo scopo di uno spazio dedicato alla deontologia. Chiudo con due racconti che ci sono arrivati in sede. Noi come Ordine della Spezia abbiamo varato un premio. Chi ci vuole raccontare delle storie che per la sua opinione, a suo parere professionale, hanno avuto un particolare contesto etico, verrà riconosciuto e premiato. E queste due sono quelle che mi hanno per ora colpito di più, lo dico perché io non sono in giuria, ma le raccolgo e le stampo. La prima è quella di una collega che lavora in un ambulatorio oncologico. A questa signora è stato offerto un percorso di cure, di presa in carico, ma la signora è sola,
anziana, non ha la macchina, non ha possibilità di muoversi, se ho capito bene non era neanche in grado di prenotare i suoi esami, e l'infermiera che è lì ci ha raccontato che se ne è fatta carico lei, ha detto semplicemente non potevo lasciarla sola, era in difficoltà, non ce l'avrebbe mai fatta. Dall'altra parte una collega, qui ho scritto atea ma è sbagliato, è agnostica, che in una terapia intensiva neonatale ha dovuto fare all'inizio della sua carriera anche l'attività di, sapete, bambini a rischio vita, vengono battezzati, prematuri a rischio vita, lei fa, lo scrive, l'ho fatto nel rispetto delle attese dei genitori. Ha detto, sentivo che era un mio bisogno, un mio dovere in un certo senso anche etico, no? Quindi sono questioni diverse dalle questioni tecnico-professionali che a me hanno molto affascinato. Sono sempre stato un infermiere di area critica e un cuore fermo riparte esclusivamente, se riparte, con le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ci sono degli aspetti nella nostra professione che vanno molto oltre quella che è la manualità, l'etnica e la tecnica. Vi ringrazio veramente di cuore, spero di essere stato nel tempo. Grazie a Francesco Falli che di fatto ci ha anticipato due degli articoli che adesso vi leggeremo del codice deontologico che riguardano quelli della comunicazione. Posso fare una digressione a proposito dei social? Io, diciamo, che lavoro nella comunicazione, sui social ci sto ma non ci scrivo, non ci scrivo neanche una virgola. Perché ricordo sempre che il social è una piazza. Allora voi provate ad immaginare ad andare in piazza qui a Barletta, non so, può essere Piazza Caduti, in una qualsiasi piazza, e vi mettete a parlare delle cose che solitamente scrivete. La prima sensazione che avrebbe chi passa da quella piazza e vedesse uno che parla in piazza così dicendo le cose personali, dice quello è un malato di mente, con tutto il rispetto. Ecco, su Facebook noi abbiamo perso, visto che è Facebook il mezzo più utilizzato, probabilmente abbiamo perso le redini e il controllo e dimentichiamo che quella è una piazza dove tutti ci ascoltano e ovviamente ci giudicano, però senza conoscerci in profondità. Io ne resto sempre molto distante, anche se poi lo frequento per vedere appunto chi sono quelli che ci scrivono. Grazie a Francesco Falli. Torno ad invitare la dottoressa Daniela Paolillo per riprendere la lettura del codice deontologico che appunto stiamo leggendo insieme e stiamo commentando. Possiamo andare proprio con gli articoli, cominceremo con gli articoli che riguardano la comunicazione. Prego. Capo quinto, comunicazione. Articolo 28, comportamento nella comunicazione. L'infermiere nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporta con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità. Tutela la riservatezza delle persone e degli assistiti, ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l'immagine della professione. Articolo 29. Valori nella comunicazione. L'infermiere, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici e dei social media, comunica in modo scientifico ed etico, ricercando il dialogo e il confronto al fine di contribuire a un dibattito costruttivo. Capo 6, organizzazione. Articolo 30, responsabilità nell'organizzazione. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità assistenziale, gestionale e formativa, partecipa e contribuisce alle scelte dell'organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e organizzativi, all'equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale. Articolo 31. Valutazione dell'organizzazione. L'infermiere concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla. Formalizza e comunica il risultato delle sue valutazioni al fine di migliorare il contesto stesso. Articolo 32. Partecipazione al governo clinico. L'infermiere partecipa al governo clinico, promuove le migliori condizioni di sicurezza della persona assistita,
fa propri i percorsi di prevenzione e gestione del rischio, anche infettivo, e aderisce fattivamente alle procedure operative, alle metodologie di analisi degli eventi accaduti e alle modalità di informazione alle persone coinvolte. Articolo 33. Documentazione clinica. L'infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l'importanza della sua completezza e veridicità, anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico. Articolo 34. Risoluzione dei contrasti. L'infermiere, qualora l'organizzazione chiedesse o pianificasse attività clinico-assistenziali, gestionali o formative in contrasto con principi, valori e con le norme della professione a tutti i livelli di responsabilità, segnala la situazione agli organi competenti e si attiva per proporre soluzioni alternative. Articolo 35. Contenzione. L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico. Essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea. Può essere attuata dall'equipe o, in caso di urgenza indifferibile, anche dal solo infermiere se ricorrono i presupposti dello stato di necessità per tutelare la sicurezza della persona assistita, delle altre persone e degli operatori. La contenzione deve comunque essere motivata e annotata nella documentazione clinico-assistenziale. Deve essere temporanea e monitorata nel corso del tempo per verificare se permangono le condizioni che ne hanno giustificato l'attuazione e se ha inciso negativamente sulle condizioni di salute della persona assistita. Articolo 36. Operatori di supporto. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianificata, supervisiona, verifica per la sicurezza dell'assistito l'attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati. Articolo 37. Linee guida e buone pratiche assistenziali. L'infermiere, in ragione del suo elevato livello di responsabilità professionale, si attiene alle pertinenti linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali e vigila sulla loro corretta applicazione, promuovendone il continuo aggiornamento. Articolo 38. Segnalazioni all'ordine professionale. L'infermiere segnala al proprio ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e prive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati. Terzo momento di lettura abbiamo visto del codice deontologico, terzo momento di riflessione con la dottoressa Grazia Menchise, elementi di forza e fattori di criticità dei nuovi modelli di assistenza. Anche qui ci sono delle slide che vi accompagneranno nell'ascolto e nell'essere attenti a questo argomento. Buongiorno a tutti. Per rifarmi un po' a te, Francesco, penso che adesso sto pagando una pena, essendo l'ultimo intervento, e quindi per allinearmi un po' a voi vi porto i saluti di mio marito, così. Allora, io prima di iniziare vorrei ringraziare Lopi per avermi invitata a parlare su questo argomento, ma soprattutto vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti e tre i relatori che mi hanno anticipata per la ricchezza dei contenuti espressi e per avermi dato oggi altri spunti. Ritornerò a casa più ricca. L'argomento che tratto riguarda i nuovi modelli assistenziali, ma in realtà io parlerò prevalentemente degli ambulatori della cronicità, di cui io sono una dei care manager, anche se la dottoressa
mi bacchetterò per il mio termine inglese. Siamo degli infermieri di famiglia, siamo 8 nell'ambito della ASL BAT. Non per dare una definizione, perché intanto in questo contesto riguardante l'infermiere di famiglia e per come l'abbiamo vissuto noi come equip di lavoro, è una delle poche definizioni forse più complete, ma in realtà che non dice molto. Io spero di essere molto più chiara con quello che specificherò dopo. Cioè che l'infermiere di famiglia è un professionista preparato nelle cure primarie di comunità che lavora in collaborazione con persone, famiglie e altri operatori nel contesto sempre delle cure primarie di primo livello. Voglio insomma contestualizzare il momento in cui sorgono gli ambulatori della cronicità. In questo periodo fortemente noi siamo sovraccaricati di diciamo particolari tensioni legate a situazioni soprattutto economiche che ci vedono spesso presentare ai nostri tavoli di lavoro i numeri che non tanto amiamo, dove ci dicono che praticamente le persone usufruiscono del servizio sanitario, pesano sul servizio sanitario prevalentemente per quanto riguarda la spesa legata all'ospedalizzazione e alla spesa farmacologica. Questo è un periodo in cui è forte, viene diciamo fortemente messo in evidenza questo cosiddetto diagramma di Pareto, dove c'è questa sorta di paradosso che una piccola fetta di utenti che soffrono di patologie croniche richiedono da parte del servizio sanitario una grossa fetta economica che rappresenta l'80%. Infatti ogni giorno escono articoli sul giornale in cui dicono che l'Italia invecchia male e dove gli italiani non hanno l'abitudine di adottare dei buoni stili di vita. Mettono il peso soprattutto per quanto riguarda la situazione economica, perché giustamente il servizio sanitario diventa sostenibile soprattutto se ci sono i soldi. E quindi cresce la cronicità e in questo articolo soprattutto viene messa in evidenza una condizione meridionale dove sembra che maggiormente ci sia il peso della cronicità. Non solo, la nostra società invecchia, quindi la presa in carico dell'utente, oltre ad essere un cronico, probabilmente e sicuramente è un paziente anziano che infatti l'Italia si annovera tra i paesi europei che ha la più alta percentuale di ultra 65 anni e quindi la presa in carico è a lungo termine. Che cosa succede in Puglia? Partiamo con un progetto chiamato Leonardo, stiamo parlando più o meno del 2010, che viene trasformato diciamo in poco tempo in progetto Nardino, in quanto il progetto Leonardo parte esclusivamente prendendo in carico pazienti con patologie cardiologiche. Si evolve in progetto Nardino e si prendono in carico diverse patologie, tre prevalentemente, il diabete, le malattie cardiovascolari e le broncopneumopatie croniche ostruttive e insieme tutte le condizioni di rischio che possono portare a questo tipo di patologie. Oggi stiamo vivendo il Care Puglia 3.0, tanto argomentato e anche criticato. Che cosa fa l'ASRBAT? L'ASRBAT si organizza e nel 2012 parte con gli ambulatori della cronicità, costituendo anche delle agende dedicate che permettono agli utenti la possibilità di fruire velocemente dei servizi. Forma care manager
è Forma Caregiver. Nel 2016 la fase progettuale tanto criticata, vi sto parlando di un articolo che è uscito letteralmente ieri da parte del presidente Opi Ba, che praticamente critica questa fase progettuale eterna della Puglia, dove i progetti non terminano mai, non vengono presi in carico. Dobbiamo contraddirli come ASL-BAT, dove praticamente nel 2016 la fase progettuale viene presa in carico con una delibera che costituisce gli ambulatori della cronicità, e quindi la cronicità diventa un ambito, un servizio ben presente nella ASL. Siamo perfettamente allineati in quell'anno, nel 2016, con il Piano Nazionale della Cronicità, che introduce una nuova cultura del sistema sanitario, dove un paziente che non è mai stato al centro del piano assistenziale in realtà diventa un elemento proattivo della propria salute e quindi un elemento determinante per la cura. Naturalmente c'è un diverso modello integrato ospedale-territorio dove praticamente si parla molto del sistema di cure per la cronicità. Si parla delle cure domiciliari, intendendo quindi tenere il paziente quanto più a lungo possibile inserito nel proprio territorio, al proprio domicilio, per quanto riguarda l'assistenza prettamente ospedaliera. Per quanto riguarda invece l'ambito degli ambulatori della cronicità, noi miriamo molto a tenere il paziente nel suo territorio per tutte le visite che occorrono per seguire, per automonitorare o autogestire la sua condizione clinica. Quindi, come ho detto prima, non un sistema di cura centrato sulla persona nel senso vecchio del termine, ma come autopromotore della propria salute, quindi una persona portatore del proprio sapere. Quindi il Piano Nazionale della Cronicità soprattutto parla di prevenzione. Parlando di prevenzione si parla soprattutto di sfida di sistema e quindi di progetto di cura e di vita. In che ambito si muovono quindi i care manager degli ambulatori della cronicità? E questo è dedotto esattamente dal Piano Nazionale della Cronicità. Diffonde competenze e formazione. Quindi lavora sull'appropriatezza delle terapie e delle tecnologie. Un punto di forza degli ambulatori della cronicità è l'ambito legato all'aderenza delle terapie. Noi lavoriamo molto con il paziente. Legato agli interventi fatti prima, il nostro modello assistenziale è quello del chronic care model, e noi ci avvaliamo prevalentemente del nursing narrativo, cioè entriamo nel mondo di vita della persona e quindi insieme al paziente noi lavoriamo su determinati ambiti che poi dopo vi farò vedere. L'aderenza alla terapia è uno dei punti principali su cui tutti tendono, in quanto praticamente il costo della farmacologico è quello che pesa di più sulla spesa sanitaria. Posso dire che a livello nazionale... Dottoressa, la posso interrompere un attimo? No, volevo soltanto invitare chi era nelle altre sale a ricordare che il Castello di Barletta ha una specificità, che ha una acustica spettacolare, perciò noi ascoltiamo anche il vociare
delle altre sale, perciò chiediamo di fare silenzio, altrimenti non possiamo seguire l'intervento della dottoressa. Mi rivolgo ovviamente a chi è nelle altre sale del castello in questo momento, grazie. Ringraziamo, stavo avendo un po' di difficoltà. Allora, per riprendere il filo del discorso, abbiamo condotto uno studio negli ambiti degli ambulatori della cronicità legata all'aderenza della terapia, dove ci sono dei dati a livello nazionale che dicono che il 50% dei pazienti cronici non è aderente alla terapia. Attraverso l'opera dei care manager, l'attenzione che stanno ponendo su questo ambito, praticamente noi abbiamo abbassato la non aderenza alla terapia al 6%. Quindi, come dicevo prima, il modello assistenziale che noi utilizziamo è il Chronic Care Model. Noi costruiamo una dimensione negoziale col paziente, cioè contrattiamo letteralmente quali sono gli obiettivi da raggiungere, dando valore soprattutto all'illness. La malattia viene definita in diversi modi, utilizzando dei termini anglofoni. Praticamente il termine malattia può essere definito, secondo gli inglesi, disease, illness o sickness, a seconda di che cosa noi andiamo a guardare. Praticamente il disease riguarda prettamente la dimensione organica, mentre l'illness la percezione soggettiva del disease che ha la persona. Noi lavoriamo molto su quest'ambito, nonché anche sul sickness, cioè qual è la risposta sociale alla malattia, proprio per rispondere a quel senso di abbandono che spesso la persona cronica in condizioni di fragilità può incorrere, portando quindi la persona maggiormente ad essere aderente al lavoro di care management che noi svolgiamo. Quindi miriamo prevalentemente, puntiamo alla qualità di vita, rispondendo quindi a quel concetto di salute globale sottolineato dall'OMS attraverso il nursing narrativo. Probabilmente siamo una delle poche unità che mette in campo il nursing narrativo quotidianamente. Quindi per noi il tempo dedicato nel comunicare, nel relazionare con la persona è tutto tempo terapeutico. Utilizziamo la narrazione della persona, quello che ci racconta, per dare significato ai nostri interventi. Naturalmente il fatto di indagare così in maniera profonda la vita delle persone non è per impicciarci, ma è semplicemente per garantire cura. Quindi noi ci auguriamo sempre di fare una presa globale in questa maniera, di non lasciarci sfuggire nulla, anche quello che praticamente non rientra nel nostro ambito di lavoro. Come ho detto prima, le patologie che vengono prese in carico nell'ambito delle ambulatori della cronicità sono 3, più tutte le condizioni di rischio che portano a questo. La distribuzione che voi vedete delle patologie che noi prendiamo in carico sono riferite a tutta la regione, perché questo modello assistenziale è stato adottato inizialmente dal 2010 su tutta la regione a tappeto, quindi ha interessato tutte le ASL della Puglia, e questo è un dato che è riferibile a tutta la Puglia. Come potete vedere, le patologie principali sono il diabete di tipo 2 e il rischio per le malattie cardiovascolari, prevalentemente l'ipertensione. Le fasce d'età che sono reclutate nei nostri ambulatori sono legate soprattutto a una fascia d'età che va dai 40 anni in su. Che cosa facciamo?
offriamo dei percorsi assistenziali razionali. Per noi, anche per noi, le parole hanno un senso. Tutto quello che noi facciamo naturalmente si allinea con le linee guida a livello sia nazionale che internazionale, ma cerchiamo di dare senso al percorso di cura senza eccedere, cioè cerchiamo anche di far rientrare il percorso di cura in una sorta di appropriatezza della cura. Inoltre, come ho detto prima, evitiamo la mobilità dei pazienti cronici, abbiamo delle agende dedicate, azzeriamo quindi con queste agende l'attesa dei pazienti cronici per le visite che devono effettuare annualmente e cerchiamo di offrire un livello di assistenza efficiente proprio a livello territoriale. Il modo, cosa facciamo? Il medico di famiglia è, insieme allo specialista, la persona competente per l'arruolamento del paziente. Diciamo che questa era l'idea iniziale del progetto. Oggigiorno invece abbiamo fatto un passo avanti e questo è un merito anche per la nostra professionalità, sono i care manager che svolgono l'arruolamento del paziente. Questa parola, semplicità, è un, vorrei spendere due parole per definirvi un po', perché naturalmente in una relazione io ho avuto molto difficoltà a parlare dell'ambito in cui lavoro, prima di tutto perché è nuovo, noi quando abbiamo cominciato non avevamo neanche modelli con cui confrontarci, oppure situazioni con cui rifarci per chiedere consigli. E il primo punto critico che abbiamo affrontato è stata proprio la semplicità. Che cosa significa? Noi già per doverci confrontare con gli altri, stabilire una relazione di cura, praticamente ci confrontiamo continuamente con la complessità umana, che non è naturalmente, non è soltanto legata all'altro, ma è anche legata a se stessi. Quindi noi abbiamo dovuto continuamente metterci in discussione e rendere la complessità decifrabile, in quanto abbiamo dovuto, come si dice, non riesco ad esprimermi bene, perdonatemi, è un po' l'emozione. Grazie. Allora, riprendendo un po' quello che vi sto dicendo, la semplicità noi l'abbiamo dovuto applicare soprattutto ai nostri saperi trasversali, cioè nel senso che nel momento in cui hanno chiesto a noi care manager di dover affrontare questa nuova sfida, noi eravamo sicuri dell'ambito professionale in cui ci dovevamo muovere, però abbiamo ogni giorno scoperto delle cose nuove, ma soprattutto in conoscenze e in ambiti diversi dall'ambito sanitario, già per il semplice fatto di dover utilizzare un sistema informativo e quindi di avere delle conoscenze informatiche. Questo è il nostro sistema informatizzato, il frontespizio, che diciamo dà delle prime informazioni, per esempio legate alla mia persona, perché ognuno di noi ha delle credenziali di accesso. Sono in carico 603 pazienti. Qual è la documentazione che noi utilizziamo? Quando prendiamo in carico la persona e conduciamo il colloquio, noi, oltre a prendere i dati generali, effettuiamo una visita infermieristica, dove prevalentemente rileviamo dei dati antropometrici. Sembra una cosa semplice, ma in realtà
Già il fatto, prima avevo avuto l'opportunità di scambiare dei pareri con alcuni colleghi, già il semplice fatto di dire al paziente che una pressione a 140 su 80 non è a target, renderlo consapevole che tale valore non è appropriato che venga mantenuto nel tempo così, già serve a responsabilizzare il paziente all'autogestione più accurata della sua patologia. Sembrerà niente, ma essendo noi da tempo, ormai da 7 anni, in piano di rientro, dove praticamente a livello del ministeriale noi abbiamo dovuto contabilizzare tutto, rivoluzionare soprattutto il mondo della salute, sicuramente evitare che una persona in maniera inappropriata o inconsapevole giunga in ospedale perché semplicemente non ha saputo seguire o monitorare attentamente la propria pressione, già è un grosso contributo. Comunque, nella valutazione noi effettuiamo, andiamo a guardare che grado di autosufficienza ha il paziente nella sua vita quotidiana, somministriamo un questionario legato alla vita di relazione, somministriamo il Moriscreen per quanto riguarda l'ambito dell'aderenza alla terapia, anche se in discussione questo modello. Somministriamo un questionario legato alle abitudini alimentari, valutiamo l'attività fisica e la condizione socio-economica. Come vedete, prendiamo in carico a 360 gradi il paziente. Questo invece, naturalmente, quando noi facciamo la presa in carico ci occupiamo un'intera giornata soltanto di questo, perché la presa in carico, come vedete, sono tante le informazioni che noi diamo, quindi lo facciamo in due momenti, proseguiamo nella seconda giornata con il vero ruolo di care management, andando a lavorare sull'autogestione, che consiste nel somministrare, valutare le 8 priorità, che sono sapere come e quando consultare il medico, conoscere la malattia e fissare gli obiettivi, assumere correttamente i farmaci, effettuare gli esami e i controlli raccomandati, sapere come mantenere la malattia sotto controllo, modificare gli stili di vita per ridurre i rischi, far leva sui punti di forza per superare gli ostacoli, effettuare le visite specialistiche e follow up. Tutto questo, come voi potete vedere, presume un dialogo costante con la persona, perché va a toccare diversi ambiti. Alla fine noi effettuiamo una valutazione globale con uno score che è il riassunto di tutte queste valutazioni, che questo score serve per valutare l'intensità di assistenziale che dobbiamo effettuare con la persona. Sono state fatte delle ricerche, questo modello, questo modo di rilevare i bisogni della persona sul territorio è stato da poco, insomma, riconosciuto come una valutazione valida a livello territoriale. I ricercatori che hanno eseguito tale lavoro sono la dottoressa Annalisa Pennini, l'ingegnere Antonio Colangelo, la dottoressa Arianna Mangon e il dottor Rosario Caruso. E questa è la pubblicazione che è stata effettuata quest'anno. Noi lavoriamo anche con la telemedicina. La telemedicina, gli strumenti che noi, di cui siamo dotati all'interno dei nostri ambulatori sono un POC, un piccolo laboratorio analisi che ci permette di fare l'emoglobina glicata, di rilevare l'emoglobina glicata e l'assetto lipidico, un holter glicemico,
uno spirometro, un Holter ECG e un elettrocardiografo. Come giustamente ho detto, siamo stati dotati, però in realtà devono ancora avviare i protocolli di intesa per poter mettere in moto questi strumenti e quindi per poterli utilizzare quotidianamente. Abbiamo partecipato a uno studio a livello europeo che è stato chiamato studio Carewell, dove sono stati somministrati diversi quesiti su 200 pazienti di Campi Salentina e 100 pazienti del distretto numero 3 della ASL BAT. Questi sono i quesiti, ma quello che è più importante, che è stato desunto, è che sia la capacità del modello proposto di accogliere e comprendere la condizione delle persone, cioè le persone hanno risposto così. E inoltre, come punto critico, è stato messo in evidenza una cattiva gestione delle tecnologie, sia da parte degli utenti che da parte del personale. Come vi dicevo prima, il progetto Nardino è stato esteso a tutta la Puglia, come vedete è partito in tutte e sei le province. Però se comparate i dati, questa è una foto del 2018 e questa invece del 2019, notate come soltanto la ASL BAT sta continuando a lavorare nell'ambito. Noi siamo l'unica ASL che si è allineato con il piano nazionale delle cronicità. Il Care Puglia 3.0 che cosa prevede? E noi come ASL BAT siamo già a buon punto, perché nel distretto sociosanitario numero 3, ci auguriamo al più presto di poterlo estendere a tutti gli altri distretti, abbiamo già nel distretto l'ambulatorio della cronicità, ne abbiamo ben tre, uno a Spinazzola, uno a Minervino e uno a Canosa. Riferendomi a quello che diceva prima Francesco, dove praticamente aveva evidenziato che c'era una condizione differente dell'applicazione del codice deontologico a seconda delle regioni, questo succede anche è successo anche a noi nell'ambito dell'attività degli ambulatori, in quanto sono tre realtà, uno diversa dall'altro, ognuno di noi si è dovuto reinventare e si è dovuto costruire questa realtà. A livello invece dei medici di medicina generale ci aspettiamo un evolversi futura. A Trani già sicuramente abbiamo una medicina di gruppo che lavoro molto importante, ma nell'entroterra tutto questo ancora non c'è. Almeno nel distretto numero 3 non abbiamo alcun gruppo di medici. L'approccio assistenziale di cui noi ci occupiamo va dalla, per semplice, se si possa intendere così, promozione della salute fino a un livello più alto assistenziale, dove ci occupiamo di pazienti che hanno più di una cronicità. E infatti questo è un dato estrapolato dal nostro sistema informativo che ci evidenzia che siamo perfettamente allineati con le raccomandazioni generali. Questa foto vuole mettere in evidenza una cosa importantissima. Il numero degli assistiti a livello regionale è di 1.723.000 più o meno. Sono tutti pazienti che oggi hanno almeno una cronicità. Secondo i progetti regionali, se venissero presi in carico almeno 212.000 pazienti che hanno un'età maggiore di 40 anni e almeno una delle cronicità che noi prendiamo in carico, quindi il diabete, lo scompenso cardiaco, le broncopneumopatie croniche ostruttive, e afferiscono a un ambulatorio medico o a un ambulatorio infermieristico, praticamente la sanità pugliese avrebbe un risparmio enorme dal punto di vista economico, in quanto già all'inizio dagli studi effettuati si è visto che
questo tipo di modello assistenziale ha portato a un risparmio del 21% globale che riguardava la spesa farmacologica e la spesa legata ai ricoveri inappropriati. Questo è uno scritto di pugno suo del dottor Gorgoni, è una sua diapositiva dove mette in evidenza che il modello Nardino con il care manager riduce le ospedalizzazioni. Questo invece, ecco, è un altro punto critico, anche penso, diciamo, sicuramente la ricerca non è un ambito molto coltivato in tutta Italia. A maggior ragione nella ASL BAT, che è stata lungimirante adottando un modello così innovativo, che ancora oggigiorno non riesce a soffermarsi un attimo sull'attività svolta ormai da 7 anni dagli ambulatori della cronicità. Questa è una valutazione interna che è stata fatta, dove abbiamo confermato gli indirizzi iniziali che indicavano un incremento della spesa iniziale nei primi 2 anni quando si prendono in carico i pazienti affetti da cronicità, e poi dopo la sanità riceve un tornaconto notevole in termini di salute. Termino il mio intervento dove la storia che vi ho raccontato oggi, spero che più che dall'emozione delle mie parole a volte spesso non appropriate, siano stati i miei occhi e la mia voce a descrivere una situazione, a farvi diciamo vivere la profondità dell'intento che abbiamo messo in queste nuove attività, e i piedi, secondo Henry De Luca, che non possono mentire, le descriviamo con queste immagini che stanno ad indicare un altro nostro impegno che consiste nel montare un ospedale da campo in piazza, dove arriviamo dietro la porta del paziente, dell'utente in generale, per poter fare prevenzione. E questo è l'ospedale da campo montato a Canosa di Puglia. Ormai sono 3 anni che svolgiamo questa attività e che ha avuto un grandissimo successo e che maggiormente ci ha permesso di accelerare e di aumentare anche il successo di questo modello assistenziale. Grazie. Grazie alla dottoressa Grazia Manchise. Dobbiamo avviarci verso la lettura degli ultimi 2 capi del codice deontologico, però visto che in sala ci ha raggiunto il sindaco di Barletta, il dottor Cosimo Cannito, che oltre ad essere il padrone di casa è, diciamo, uno che ha lavorato in prima linea nella sanità, posso invitarlo a rivolgere un breve indirizzo di saluto alla platea, poi andremo con la lettura del codice deontologico. Insomma, il dottor Cannito lo conoscete e lui conosce molti di voi. Intanto voglio dire che il padrone di casa non sono io, ma sono i cittadini di Barletta. Secondo, non posso venir meno al mio carattere di essere polemico, soprattutto quando credo in questa polemica. Io ho avversato, quindi prima di entrare nei saluti formali, di dare il benvenuto a chi non è della nostra città, io voglio dirle, dottoressa Menchisi, dove sta? Io ho avversato ferocemente sia il Leonardo che il Nardino, perché lei non ha detto, per esempio, quante soggetti ha ruolato nel Nardino e nel Leonardo. Nel Leonardo, se non mi ricordo male, erano soltanto 5 persone. Poi è intervenuto Gorgoni, che si è inventato il Nardino, che viene da quel di Firenze, se non ricordo male, da un'esperienza fiorentina, e poi non so quanti ancora ne avete arruolati. Non mi risulta che siano stati ridotti i ricoveri, anche perché poi su quei poveri medici del pronto soccorso
casca sempre la mannaia, dell'accusa di ricovero inappropriato, perché ci sono altre situazioni che vanno corrette. Vabbè, però è una mia così dire, posizione, che da direttore del Dipartimento di Emergenza ho sempre ritenuto, diciamo, considerare tale come posizione personale, ma comunque suffragata anche dai dati scientifici, perché lei per esempio nella sua esposizione non ha detto quanti ne ha arruolati di cronici, non ne ha detto quante sono le criticità. Tra l'altro voglio anche dirle, ma lo faccio per polemica perché poi rientro, quella non è la telemedicina, è il POC. Il POC e l'elettrocardiografo non è telemedicina. La telemedicina è ben altro ed è una evoluzione della medicina che ci sarà, spero quanto prima, anche nel nostro territorio, e quella sì che sopporterà dovrà rafforzare la gestione del paziente cronico. Io do il benvenuto nella città a chi di Barletta non è, spero che abbiate visitato la nostra città, l'abbiate trovata pulita, ospitale, accogliente, e io credo che questo, il castello, sia una prova, sia una dimostrazione del valore patrimoniale e culturale di questa città, una città molto bella che vuole aspirare a diventare ogni giorno più bella. Non sono venuto in giacca e cravatta, sono venuto così di in casual perché mi trovo a casa mia, quindi non era necessario stilizzarmi in maniera istituzionalmente formale. Faccio così, sono così e quindi non mi pento di essere così. Io ho vissuto nella mia esperienza di 45 anni di medico e di interno anche nella medicina interna dell'università tutte le fasi di crescita degli infermieri. Sono stato per anni, ho insegnato alle scuole infermieristiche, mi ricordo il mansionario, mi ricordo qual è stata la crescita culturale e professionale degli infermieri, quando per esempio all'infermiere era vietato persino di misurare la pressione arteriosa. Per misurare un infermiere, per misurare la pressione arteriosa, doveva chiedere il permesso al collega, tra l'altro al medico. Tra l'altro io venivo anche da questa esperienza, ero un semplice assistente, per misurare la pressione dovevo chiedere il permesso all'aiuto. Vedete un po' com'era organizzata la medicina. Però degli infermieri, non per piacere nei vostri confronti, ho una grandissima stima, ho ritenuto sempre un infermiere ho sempre ritenuto un collaboratore utile, prezioso, utilissimo. Per fortuna il mansionario è stato da voi cacciato dall'organizzazione sanitaria. Io ogni mattina, quando passavo in visita nel reparto, la prima cosa che facevo, parlavo con gli infermieri, perché mi facevo raccontare quello che i pazienti avevano raccontato all'infermiere, perché l'infermiere è molto più vicino al paziente e riceveva il sentire del paziente, non soltanto sotto l'aspetto fisico, ma l'infermiere veniva raccontato anche la sua situazione sociale, la sua situazione familiare e la sua condizione personale. Quindi per me serviva, perché non ho mai disgiunto un atteggiamento medico-professionale da un atteggiamento di vicinanza al paziente, anche se poi sempre alcune volte uscivo per il mio comportamento un pochino irruento da determinati schemi comportamentali. Ricordo sempre quando un infermiere una volta, e sono momenti di riflessione, quando una volta un infermiere dovevo fare un Plasil e disse all'infermiere di iniettare un Lasix, paziente disidratato, avevo sbagliato, invece di dire Plasil avevo detto Lasix. E l'infermiere in quella circostanza mi disse: dottore, ma veramente vuole somministrare il Lasix? Sì, perché che ho detto? Ha detto Lasix. Quello è stato uno dei momenti, ma ce ne sono stati tanti altri, nei quali mi sono reso conto dell'importanza dell'infermiere, dell'importanza della collaborazione. Non ho mai ritenuto, ho sempre lavorato con voi
in maniera orizzontale, ma in maniera verticale. E questo è stato un vantaggio per tutti, per la classe medica e per la classe infermieristica. Una esplosione di professionalità, tutti i giorni gli infermieri la dimostrano nel triage, che è il luogo, secondo me, più difficile dove si esercita la professione medica. Mi perdoni, dottoressa Menchisi, altro che Nardino. Il triage è il luogo più difficile, perché è la frontiera che unisce il territorio all'ospedale ed è il luogo dove l'infermiere dà il meglio di se stesso, dà il meglio in tutti i sensi, dà il meglio di se stesso in termini di capacità professionale, ma dà il meglio di se stesso in capacità umana. È là che si vede il vero, perdonatemi se parlo dei medici, degli infermieri e i medici del pronto soccorso, perché è là che si vive l'impatto emotivo e professionale. Così come è altrettanto difficile il 118, fare medicina 118 sul territorio è altrettanto difficile. È là che si vede la grandissima professionalità degli infermieri, se si pensa per esempio che ci sono postazioni in India dove il medico non c'è e dove là veramente si gioca, deve giocarsi la partita, alcune volte in condizioni di solitudine e di emergenza e anche di pericolo per la propria incolumità fisica. Tutto questo ovviamente è nato con l'evoluzione, è cresciuto con l'evoluzione delle professioni sanitarie. Attenzione però, ho detto sempre questo, permettetemi di fare il professore in questo momento, di non fare il sindaco, che è una professione altrettanto difficile, forse secondo me più difficile ancora. Ho sempre detto nelle mie ore di insegnamento, attenzione a non montarsi la testa, perché spesso, soprattutto i giovani, cadono in questo errore. Si lavora insieme, si decide insieme, ci si sopporta insieme le conseguenze di un errore, perché anche questo dobbiamo mettere in considerazione, la possibilità di sbagliare, e in medicina l'errore sta sempre dietro l'angolo. E con una differenza, quando facevo riferimento al mansionario, benissimo, è stato tolto il mansionario, c'è il codice deontologico, c'è una nuova, diciamo, una nuova, un nuovo contratto con gli infermieri, per cui oggi gli infermieri vanno anche a rispondere davanti al magistrato per determinati errori, diciamo, espletati durante la professione medica. E quindi vivete anche voi lo stesso dramma psicologico di un medico che si vede raggiungere da un avviso di garanzia. Però se si lavora bene, se si lavora con umiltà, se si lavora con professionalità, non c'è giudice che ci possa condannare di fronte al presunto errore, perché anche questo voi dovete vivete il dramma della delusione di aver fatto bene, di non essere considerati come tali, perché gli avvocati stanno dietro la porta, ci inseguono, e un giudice ci sta sempre con l'avviso di garanzia che manda 50 persone, benché quella persona sia stata vista soltanto da un'unica persona, però manda l'avviso di garanzia a tutti. E di questo credo che la Presidente dell'Ordine Nazionale degli Infermieri si debba tener conto, debba far carico anche questo del rapporto che esiste tra la professione sanitaria, in questo caso infermieristica, e la magistratura, perché anche oggi sempre più sono gli infermieri che vanno davanti a un magistrato a dover rispondere, e con tante paure, con tante preoccupazioni, magari dovendosi pagare anche l'avvocato di tasca propria. Questo è un problema che io consegno alla Presidente, penso che lei l'abbia già preso in considerazione questo aspetto, perché sempre di più saranno gli infermieri che andranno davanti a un magistrato a rispondere del loro operato. Quindi ho sempre detto, ritorno su me stesso, agli infermieri di non montarsi la testa,
di non scimmiottare il medico, ma di avere, di pretendere il rispetto alla dignità del proprio lavoro, non soltanto, ma anche alla persona, perché ci sta qualche medico ancora che non ha capito il ruolo dell'infermiere e pensa ancora che l'infermiere sia lo schiavetto, perché tale era l'infermiere nel 1977 quando io mi sono laureato. L'infermiere era nulla, l'infermiere doveva fare un pochino, era servile l'infermiere. Poi ho molto valutato bene gli infermieri che richiamavano il rispetto della propria persona, della propria professionalità, perché senza gli infermieri non si può fare nulla, come senza gli ausiliari non si può fare nulla. E molto spesso gli infermieri non rispettano, lo dico in maniera frontale, non rispettano il lavoro degli ausiliari, perché io parto dal presupposto che insieme si cura il paziente facendosi con l'ausiliario, con l'infermiere e con il paziente. Quindi anche questo è stata una mia annotazione che ho sempre dato durante le ore di insegnamento, così come ho sempre riconosciuto alle giovani diciamo, promesse infermieristiche di studiare, perché anche questo è uno dei compiti e degli obblighi che derivano dalle nuove professioni sanitarie. Non pensare che una volta che si è raggiunto il titolo non bisogna studiare più, bisogna continuare a studiare. È un obbligo. Ecco perché ho molto, e concludo, perdonatemi se sono ritornato a casa a parlare di queste cose, perché la formazione, mi sono sempre impegnato molto sulla formazione. La formazione è fatta non soltanto dai medici, ma la formazione è fatta prevalentemente dagli infermieri. Gli infermieri che formavano gli altri è una forma di umiltà nel dare e nel ricevere l'ascolto. Non ritorno più sulla vostra funzione strategica e quindi mi avvio alla conclusione. Grazie per avermi invitato. Grazie per avermi fatto ritornare un pochino a casa nostra e buon lavoro a tutti. E come dico sempre ai miei colleghi, quando arrivo in pronto soccorso, cateterizzatemi con dolcezza. Grazie al dottor Cosimo Cannito, sindaco di Barletta. Allora procediamo con la lettura degli ultimi due capi del codice deontologico, poi avremo un ultimo intervento di questa mattinata. Se ce la facciamo, ci facciamo stare anche qualche domanda dalla platea ai relatori che sono intervenuti in precedenza, e rispettando i tempi proviamo entro le 13 a chiudere questa lunga giornata. Intanto con la dottoressa Graziana Bonadie riprendiamo la lettura del codice deontologico. Capo 7. Libera professione. Articolo 39. Esercizio della libera professione. L'infermiere, nell'esercizio libero professionale, si adopera affinché sia rispettata la leale concorrenza e valorizza il proprio operato anche attraverso il principio dell'equo compenso. Articolo 40. Contratto di cura. L'infermiere, con trasparenza, correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, formalizza con la persona assistita apposito contratto di cura che evidenzi l'adeguata e appropriata presa in carico dei bisogni assistenziali, quanto espresso dalla persona in termini di assenso o dissenso informato rispetto a quanto proposto, gli elementi espliciti di tutela dei dati personali e gli elementi che compongono il compenso professionale. Articolo 41. Sicurezza e continuità delle cure. L'infermiere che opera in regime di libera professione, tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite, anche rispettando i propri tempi di recupero biofisiologico.
Capo 8, disposizioni finali. Articolo 42, libertà da condizionamenti. L'infermiere e l'ordine professionale si impegnano affinché l'agire del professionista sia libero da impropri condizionamenti e interessi, nonché da indebite pressioni di soggetti terzi, tra cui persone di riferimento, altri operatori, imprese e associazioni. Articolo 43, conflitto di interesse. L'infermiere che si dovesse trovare in situazione di conflitto di interesse lo dichiara espressamente. Articolo 44, contrasto all'esercizio abusivo della professione. L'infermiere e l'ordine professionale contrastano e denunciano l'esercizio abusivo della professione infermieristica ed il lavoro sommerso. Articolo 45, decoro. L'infermiere cura la propria persona e il decoro personale. Articolo 46, rappresentanza professionale e comunicazione pubblicitaria. L'infermiere esercita la funzione di rappresentanza della professione con dignità, correttezza e trasparenza. Utilizza espressioni e adotta comportamenti che sostengono e promuovono il decoro e l'immagine della comunità professionale e dei suoi attori istituzionali. Osserva le indicazioni dell'ordine professionale nella informazione e comunicazione pubblicitaria. Articolo 47. Obbligo di rispetto delle norme. L'infermiere rispetta le norme e gli adempimenti amministrativi, giuridici e deontologici che riguardano la professione, anche attenendosi alle linee di indirizzo dell'ordine professionale. Articolo 48. Attività consulenziale e peritale. L'infermiere non svolge attività di natura consulenziale e peritale se non è in effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso. In ogni caso, questa attività deve essere svolta nel rispetto dei principi deontologici caratterizzanti la professione, evitando ogni conflitto di interesse e le situazioni in cui sia limitata la sua indipendenza. L'infermiere, in ambito peritale, interpreta le evidenze del caso sulla base delle conoscenze scientifiche del momento, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti. Articolo 49. Natura vincolante delle norme deontologiche. Le norme deontologiche contenute nel presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'ordine delle professioni infermieristiche. La loro inosservanza è sanzionata dall'ordine professionale tenendo conto della volontarietà della condotta, della gravità e della eventuale reiterazione della stessa, in contrasto con il decoro e la dignità professionale. Articolo 50. Ordini professionali, enti sussidiari dello Stato. Gli ordini professionali recepiscono e attuano le indicazioni normative e regolamentari inerenti al loro essere enti sussidiari dello Stato. Articolo 51. Ordini professionali, codice deontologico. Gli ordini delle professioni infermieristiche provinciali sono tenuti a recepire il presente codice e a garantire il rispetto delle norme nel quadro dell'azione di indirizzo e coordinamento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Sono tenuti inoltre a consegnare ufficialmente o comunque a inviare ai singoli iscritti agli albi il codice deontologico e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento in materia deontologica. Articolo 52. Ordini professionali e altri ruoli pubblici. L'ordine professionale non interviene nei confronti dell'infermiere impegnato in incarichi politico-istituzionali nell'esercizio delle relative funzioni. Articolo 53. Clausola finale. Ogni altro comportamento che violi il decoro e la dignità professionale è sanzionabile dall'ordine. Allora, cambio di programma, nel senso che vi avevo detto che c'era un'altra relazione, ma la ascolteremo. Prima però apriamo la possibilità di rivolgere delle domande ai relatori precedenti, perciò invito la presidente della FNOPI Barbara Mangiacavalli, la professoressa Angela Basile, il dottor Francesco Falli, a sedersi qui al tavolo dei relatori per poter appunto
accogliere le vostre domande con una preghiera tutta televisiva. Rivolgete la domanda, cioè fate la domanda secca, le considerazioni, se fosse possibile le lasciamo ad un altro momento. Con la domanda secca abbiamo la possibilità di ottenere la risposta secca, altrimenti il dibattito non diventa più un talk televisivo e rischia di sforare ulteriormente nei tempi. Allora, chi vuole rivolgere la domanda, io non rompo il ghiaccio perché ho già dato troppo fastidio, ho rotto in un altro senso. Chi vuole rivolgere la domanda basta alzare la mano, ci avviciniamo noi eventualmente con il microfono gelato e gli ospiti sono qui in vostro ascolto, pronti ovviamente ad esaudire le vostre curiosità. In prima fila non abbiamo avuto timori, Michele Calabrese. Allora, se è possibile istituire delle commissioni a livello centrale, chiaramente, che vadano, commissioni settorializzate che vadano ad analizzare il codice, per cui esperti in emergenza territoriale che lo analizzino e dicano la loro su questo lievito che fermenta, colleghi internisti, visto che siamo ormai nel canale della specializzazione dei professionisti infermieri che l'analizzano sotto il loro punto di vista, ed infine poi colleghi magari di altre realtà lavorative, quindi libera professione e territorio, che diano un loro contributo su quella che è questo codice deontologico che chiaramente vorremmo ancora implementare, insomma. Credo che sia rivolta alla Presidente la domanda. Perfetto, allora facciamo rispondere a tutti e tre io aggiungo solamente un inciso a quello che diceva Michele, se la federazione prevede appunto un commentario del codice, anche per poter diciamo approfondire i 53 articoli che sicuramente hanno in questa giornata formativa hanno catturato l'attenzione di tutti. Allora, parto da qua, il commentario è già partito il lavoro, ci siamo dati come deadline di presentarlo nel Consiglio Nazionale di febbraio, che sarà quello della relazione consuntiva, sarà strutturato come un ebook scaricabile gratuitamente dal portale della FNOPI e quindi a disposizione di tutti i colleghi. Abbiamo fatto un primo incontro con chi ci darà una mano a stendere il commentario, un gruppo nutrito, circa 30 persone, perché vogliamo tener conto di tutta una serie anche di analisi e riflessioni che sono uscite dalla ricca consultazione e dai ricchi momenti di audizione. Nella mia relazione, per brevità, non ne ho parlato, ma questo codice deontologico è il frutto di circa 45 incontri, compresi quelli con le società scientifiche, quindi c'era Animo, c'era Aico, c'era Agnarti, c'era la neonata società delle scienze infermieristiche in salute mentale, quindi le loro peculiarità sono state ascoltate, in questo senso la declinazione rispetto ad alcune situazioni particolari. Ricordo sempre con piacere una società scientifica che è Aico, che mi ha molto colpito oggettivamente, perché forse ci si aspetta che questi colleghi che operano in sala operatoria esercitino soprattutto un ruolo tecnico e delle competenze tecniche, in realtà hanno, durante la loro audizione, è stata un'audizione veramente da pelle d'oca per quanto hanno portato come esperienza, come valore aggiunto rispetto alla relazione assistenziale e al gesto assistenziale. Quindi anche le diverse anime specialistiche della nostra professione hanno avuto modo di esprimersi sia nella fase di consultazione, perché ovviamente abbiamo avuto come focus le associazioni infermieristiche, sia nella fase poi di seconda di audizione. Il fatto che noi andiamo a deliberare nel prossimo comitato centrale la definizione e la formalizzazione della commissione deontologica permanente ha anche l'obiettivo, uno, di, come dire, condurre analisi su eventuali suggestioni che possono arrivare dagli ordini, dalle associazioni / società scientifiche, dai singoli colleghi, e perché no di attivare delle riflessioni, come dire, strutturate su un determinato argomento.
ma anche l'obiettivo di fare in modo che se dovesse rendersi necessario modificare alcuni aspetti del codice deontologico, penso in relazione all'evoluzione giuridica parlamentare che ci potrà essere se ci sarà sul suicidio assistito, sull'eutanasia, è vero che il nostro codice con l'articolo 6 è già in linea con l'attuale dibattito, però insomma questo ci fa capire che se dovesse rendersi necessario fare delle modifiche non dobbiamo aspettare 10 anni per riaggiornare il codice, ma con questa commissione permanente raccogliere le istanze che arrivano dalla professione, le istanze che arrivano dalle istituzioni e portare a delle stesure da riproporre in Consiglio nazionale sostanzialmente. No, assolutamente. No, naturalmente condivido pienamente insomma gli indirizzi della federazione in questo. E rispondendo a te, Michele, per quanto concerne la possibilità magari di creare, forse era questo che intendevi, delle forme così di riflessione, anche io li chiamo laboratori perché mi piace il termine, nella quale approfondire questi temi anche del codice deontologico, anche ai livelli territoriali. Ebbene, io credo che sia una cosa possibile e anche interessante, perché consente a voi di fermarvi e un po' mettere l'accento su una dimensione che molte volte è stata sottovalutata. A questo proposito, e faccio velocemente, mi viene in testa un'analogia di un racconto di Chesterton che parla degli schiavi neri, degli schiavi vengono in qualche modo presi da uno schiavista, il quale gli dice: se lavorate di più, se siete più funzionali, se siete più in gamba, io vi darò più da mangiare, vi darò più soldi, quindi cominciamo a muoverci. Gli schiavi neri rispondono: va bene, allora ci mettiamo in moto, e cominciano a mettersi in moto. Ad un certo punto, mentre lavorano, mentre non pensano, perché stanno lavorando, perché vivono la loro ordinarietà, eccetera, uno di questi si ferma, si blocca. Allora lo schiavista bianco gli dice: ma perché ti sei bloccato? Abbiamo contrattato insieme che più lavori, più ti muovi, più mi fai, più sei produttivo, più sei efficiente, più sei efficace, più ti darò i soldi, e tu ti fermi. Allora lo schiavo nero risponde allo schiavista bianco: non è che io non voglia accettare quello che tu dici, ma naturalmente vorrei che le mie anime e l'anima mia mi raggiungesse. Cosa voglio dire? Che noi, per essere persone realmente libere anche in questo senso e responsabili, come abbiamo detto da stamane, dobbiamo consentire l'approfondimento. Quindi sarebbe cosa buona e giusta, direbbero dalle mie parti, organizzare delle riflessioni nei territori, nelle unità operative su questo tema. Credo che sia una delle possibilità più serene per guardarci dentro e per fare quello che dicevamo, diventare qualcuno che è un protagonista ma senza protagonismo, che è una caratteristica insomma che noi abbiamo, ecco, come dimensione professionale. Io stamattina mi sono svegliata in una stanza che aveva un nome, il nome era di Oscar Wilde. Io ho dormito nella stanza Oscar Wilde, no, stanotte, in questo bed and breakfast bellissimo a Barletta, e pensavo a una bellissima immagine che dà Oscar Wilde, che dovrebbe definire quello che noi invece non dovremmo essere. Oscar Wilde dice una frase molto bella: noi non dobbiamo essere come coloro che sono zero, che per far vedere che sono persone che hanno un valore si vestono di orpelli. Noi siamo pieni di contenuto e dunque dobbiamo dimostrare a chiunque, anche a coloro i quali non vorrebbero che esercitiamo la nostra dimensione di libertà, il fatto di essere superiori e in condizioni di dignità professionale anche rispetto alle altre professioni. Questo lo dico perché molte volte sento anche cose, mi permetto liberamente, sento anche cose che non c'entrano poco con la nostra professione, che sono soltanto adulanti, ma noi dobbiamo imparare a non seguire dei poteri che sono dei poteri, insomma, che non ci conducono nella verità delle cose. No, io rapidamente, solo per ringraziare tutti, salutarvi perché tra poco ci vengono a prendere per portarci al check-in, e dire che molte cose di quelle che correttamente, giustamente sollecita Michele ci sono già, ad esempio il dibattito e la partecipazione intorno al codice deontologico è prevista dall'articolo 51 e oggi l'OPI della BAT ha applicato a favore dei propri iscritti
l'articolo 51, cioè ho organizzato un evento dedicato al codice deontologico, ho invitato la Presidente nazionale, una delle firme del codice, quindi direi che meglio di così qui era impossibile fare. L'articolo è soddisfatto in pieno, complimenti. Altre domande? C'è una mano alzata. Buongiorno a tutti. Una curiosità personale. Questo è stato il primo codice deontologico condiviso in anteprima. C'è stata la fase sulla piattaforma dove poter apportare le proprie idee o spunti di riflessione. Ero curioso di sapere qual è stata la partecipazione, a parte gli ordini che hanno risposto istituzionalmente, cioè gli iscritti hanno risposto a questa consultazione. Hanno risposto gli iscritti appartenenti a circa il 50% degli ordini, e per noi è già un risultato straordinario, perché per essere la prima volta in assoluto che si promuove una consultazione su una materia quale quella deontologica, ci aspettavamo forse anche meno dibattito oggettivamente. In termini numerici è arrivato qualche migliaio di commenti, anche se in realtà la parte numerica la conosce il singolo ordine, perché la parte con gli iscritti noi non l'abbiamo fatta passare giustamente direttamente sulla federazione, ma l'abbiamo fatta passare tramite l'ordine di iscrizione. Quindi ci sono stati ordini che poi hanno preso questi commenti, li hanno trasformati in un loro documento di sintesi, altri che ce li hanno riproposti così come sono arrivati, però oggettivamente la numerosità delle riflessioni dei commenti è stata importante in termini assoluti. Certo che proporzionata al numero degli iscritti totali agli albi è sicuramente meno significativa, però questo a nostro avviso non rileva rispetto alla totalità degli iscritti agli albi e degli appartenenti alla professione, ma rileva quanto rispetto alla sensibilità che piano piano si è creata nel nostro sistema professionale rispetto a un tema quale quello della deontologia. Ribalto la prospettiva, chiedo a un presidente di ordine e a un componente di ordine che partecipazione c'è stata nell'OPI BAT e nell'OPI di La Spezia quando si è discusso del codice deontologico. Sì, grazie della domanda, infatti ci stavo... Che non era preparata, perché uno pensa che ce l'avamo preparato tutti, assolutamente niente. Diciamo che tutto il dibattito sul codice ha coinvolto anche la BAT in maniera positiva, perché sono arrivate delle riflessioni che abbiamo fatte proprie e abbiamo addirittura costituito un gruppo di lavoro affinché lavorasse su quelle che erano state le proposte che erano pervenute dai nostri iscritti. Vogliamo ricordare che la consultazione online che la federazione ha voluto, quindi dare atto e merito a questa federazione che veramente ha voluto coinvolgere tutti, sia i colleghi, sia i cittadini e sia le associazioni professionali e le società scientifiche. Quindi è la prima volta, devo dirlo, che tutti hanno potuto dire la propria. Quindi nel momento in cui è stato approvato nessuno può tirarsi fuori. Ovviamente gli interventi li abbiamo fatti propri, abbiamo presentato un documento che è poi stato preso sicuramente in considerazione dal gruppo di lavoro, così come hanno fatto altri ordini delle province italiane. Quindi noi abbiamo dato la nostra impronta, si può dire, su questo codice deontologico, ne siamo orgogliosi, il gruppo di lavoro ha lavorato su questo. Dalla Spezia invece? Dalla Spezia sono stati 33 su circa 2000 iscritti, quindi percentualmente piuttosto basso direi. Abbiamo organizzato un gruppo di lavoro anche noi, come ricordava il Presidente Papagni. La cosa curiosa è che quando poi è uscita l'anteprima del codice, che poi è stata approvata il 13 aprile, tanti hanno commentato. Per me è stato facile intervenire dicendo: tu sei fra quei 33 che hanno compilato la bozza, che avevano commentato a suo tempo? No, e allora hai perduto un'occasione, era molto più utile. Piuttosto che scrivere un commento Facebook, ritornando ai social, era molto più utile entrare in quel campo che è rimasto aperto 3 mesi, era stato anche prorogato, e scrivere ciò che si
apprezzava e ciò che non si apprezzava di quella prima bozza, che ebbe infatti molti interventi su particolari punti che erano certamente critici, e infatti poi vennero recepite queste segnalazioni, come ricordava la Presidente. Quindi, come già stato detto da Vincenzo, da Giuseppe, non era mai accaduto che gli iscritti potessero, la famosa tra virgolette base, che potessero intervenire e dire la loro. È stata un'occasione non completamente recepita, ma importante, sicuramente una all'avanguardia, credo. Il tuo intervento, Vincenzo, però attenzione, non si sente. Tra parentesi, tutto quello che hai detto non va in archivio perché non è neanche registrato. Allora, lo ripeti perché... Dicevo, praticamente era importante capire quanto l'infermiere si senta protagonista del cambiamento, delle proprie regole, perché poi stiamo dettando le nostre regole, praticamente. E ecco perché la partecipazione per me era importante. In questo momento era... come non andare a votare, dice, ma io questo governo non lo voglio, però scusate, do la possibilità alla professoressa. Sì, una battuta, anche perché so che una battuta semplice di relazione, siamo già al check-in, ecco, a quello che stavi dicendo, e anche però la misura di quando le cose hanno un'intenzione benevola rispetto a chi ha cattive intenzioni, nel senso che stare all'opposizione è sempre una cosa molto semplice. Invece prendersi un carico di una responsabilità, anche di un'opinione critica, che è giusta ed è legittima, è segno della maturità umana e della qualità morale delle persone. Dunque su questo ci dobbiamo sempre misurare. Allora, io non trattengo oltre i graditi ospiti, li saluto personalmente, li saluto a nome di tutti, da parte dell'ordine, da parte di chi è stato in questa giornata. Non vi allontanate perché abbiamo l'ultima relazione, non l'abbiamo terminata la giornata sul codice deontologico, perché c'è appunto l'ultima relazione, l'analisi del nuovo codice deontologico curata da Michele Calabrese. Saluto la Presidente Mangiacavalli, la professoressa Basile, il professore dottor Falli, che avrò il piacere di rincontrare sicuramente in altre occasioni. Cedo la parola a Michele Calabrese e se ci stiamo in credo 10 minuti, una sorta di invito che faccio a Michele, in 10 minuti dovremmo riuscire a chiudere, così alle 13 come da programma chiuderemo questa giornata di formazione e di incontro. La parola a Michele Calabrese. Allora, molto breve, 10 minuti, breve, conciso e soprattutto sintetico, perché è anche ora di pranzo e siamo in chiusura. Allora, vi ricordo che noi a fine mese abbiamo il corso ICM sull'ecografia, no? Sull'ecofast, quindi sull'ecografia in emergenza e urgenza, si terrà a Briceglie. Costa, credo, 50 euro per infermieri iscritti a CRIMBAT, alla mia associazione, e eroga 42 ICM, per cui chi non è in regola con i crediti formativi che dovrebbe raggiungere quest'anno, con 42 fa un bel bottino, e poi magari con qualche altro corso che abbiamo in FAD può raggiungere il fabbisogno formativo. Allora, il codice deontologico quindi è stato approvato, su cui siamo tutti d'accordo. Dunque, ogni cosa a suo tempo è una cosa essenziale che tenderei a sottolineare, poiché il codice deontologico vecchio, quello del 2009, chiaramente oggigiorno non è più possibile applicarlo per svariati motivi. Nel 2009 noi non avevamo la qualità della comunicazione che abbiamo ora, vediamo un po' quella sui social, vediamo un po' le indagini sulle parità di genere o ancora sulla sessualità, i gender. Oggigiorno abbiamo un codice deontologico che nei suoi 53 passaggi ci riporta una modernità inconfutabile di quelli che sono i processi infermieristici e i processi assistenziali.
cosa abbiamo trovato noi come ordine professionale quando abbiamo fatto una revisione. Noi abbiamo risposto in maniera attiva a quelle che sono state alcune denunce che ci hanno fatto i colleghi nelle più svariate realtà lavorative. Sono stati analizzati diversi punti che abbiamo poi sottolineato e inviato a livello centrale, in cui abbiamo analizzato quelle che erano le nuove espressioni etiche, per cui immaginiamo poi i colleghi che sono impegnati nelle rianimazioni e che sono costretti comunque a dover assistere pazienti che sostanzialmente hanno ormai sono arrivati al traguardo e non possono esprimere appieno quella che è la loro volontà di esimersi dalla prestazione sanitaria. O ancora il discorso dell'ideale di servizio che scompare con questo nuovo codice deontologico, l'infermiere finalmente protagonista con la governance clinica e l'espressione della clausola di coscienza. Che cosa abbiamo fatto come ordine professionale? Per la prima volta forse di tutti gli ordini che esistono in Italia, quello degli avvocati, medici, psicologi e quant'altro, sono stati interrogati non solo i colleghi ma anche associazioni di categoria, per far sì che quelle che erano le criticità che eventualmente potessero rendere un codice abbastanza fruibile, abbastanza vantaggioso e che indottrinasse l'infermiera alla corretta pratica assistenziale fosse ottimale. Come abbiamo fatto? Quindi abbiamo cercato di raccogliere quelle che erano le diverse segnalazioni che arrivavano dai colleghi, cercando di filtrare quelli che potevano essere situazioni di autoreferenzialismo o ancora alcune ingerenze politiche, e non è stato facile poiché molte pressioni istituzionali ed extra istituzionali potevano anche fuorviarci su quello che era il corretto, la corretta stesura delle nostre osservazioni, perché ricordiamo un po', l'infermiere è sempre stato ed è sempre oggigiorno purtroppo il parafulmine di tutto quello che succede in sanità. Qualcosa la fa un tecnico di radiologia, che no, è l'infermiere. La cosa viene fatta da un altro che ha un camice bianco, di chi è la colpa? È dell'infermiere, perché forse fa più tendenza il nostro sostantivo. Abbiamo realizzato una commissione ad hoc, quella sul demansionamento, abbiamo subito recepito quelli che erano gli albori del codice deontologico nuovo dell'articolo 51, di cui ponevo domanda poco fa e la Presidente mi dava risposta. Le proposte dell'UPBAT sono state queste, numerose, ma ve ne riporto qualcuna sia per questione di tempo e sia perché dilungarmi troppo sarebbe inutile. Gli atti ufficiali li trovate presso gli uffici del nostro ordine. Quindi che cosa abbiamo cercato di far rimuovere? Rimuovere la dicitura del perseguire l'ideale di servizio, perché ciò ci metteva, un po' come detto ampiamente dalla nostra Presidente, un po' sotto schiaffo con le diverse direzioni sanitarie, cioè deontologicamente previsto, per cui sfruttare il codice deontologico come una mannaia per sopperire a quelle che sono i bisogni di personale di altri professionisti. Qui noi siamo un po' di mezzo tra il medico che c'è su e l'OSS che prima è da sotto, e ci troviamo in una sorta di pressa. Poi ancora l'emendamento dell'articolo 33, in cui l'infermiere, per rispondere in maniera completa alla domanda di assistenza, si avvale della necessità delle figure di supporto. Grazie al cielo ne stanno sfornando parecchio. Noi come ordine professionale, commissioni che abbiamo realizzato, abbiamo cercato di proporre quello che era il fabbisogno in organico sia di operatori sociosanitari che di infermieri. Tant'è vero il concorso fatto, quel mega concorso per OSS, è anche frutto di una nostra interlocuzione, di un nostro intervento, così come il concorso, quello l'ultimo che ci sarà sul Gazzetta Ufficiale in Bari, è anche frutto di un nostro lavoro, non sicuramente certosino, però da quel che sono i numeri noi abbiamo fornito una schedula di valutazione, però poi sul bando di concorso chiaramente ce n'è qualcuna con qualche numero abbastanza inferiore. Cosa preme ancora l'infermiere? Sono in chiusura del mio intervento. L'articolo 2103 del codice civile, cioè un professionista non può essere adibito ad una mansione inferiore rispetto a quella per la quale è stato assunto, no? Molto spesso in tante realtà, per fortuna non in tutte, ci sono dei nostri colleghi che sono costretti a derogare delle prestazioni che non gli competono, non solo che sottodimensionano quello per cui hanno studiato, ma talvolta sono anche superiori rispetto a quanto debbono fare, con alcune prestazioni che espongono parecchio a responsabilità non solo in ambito civile
ma anche in ambito penale, e purtroppo della responsabilità penale è personale e la responsabilità penale non è cedibile a nessuno. A proposito di questa responsabilità civile e penale, proprio la settimana scorsa abbiamo firmato un patto d'intesa con il Tribunale di Trani. Abbiamo recepito quello che era un articolo del codice deontologico in cui l'infermiere ha, ha competenze peritali, per cui chi possiede i requisiti adatti può iscriversi all'albo dei CTU oppure degli assistenti tecnici d'ufficio per poter erogare un parere e quindi una consulenza legale forense al magistrato di turno. Secondo la legge Gelli però è da tenere presente che l'infermiere a tal proposito non è da solo che fornisce la sua consulenza. C'è un corso in FAD della federazione in cui c'è scritto il medico legale è, congiunzione senza accento, l'infermiere, per cui noi non siamo soli a dover strutturare una relazione, ma dopo anonima in nomina in qualità di esperti di settore, per cui l'infermiere di sala operatore si occuperà della valutazione della relazione se è stata fatta una boiata in sala operatore, l'infermiere che lavora in oculistica si occuperà di quella relazione in quell'ambito specifico. Infine, è successo poco tempo fa che c'è stata una diatriba di un'altra professione sanitaria a proposito di un intervento fatto a nostro favore. Questo professionista sanitario era stato dapprima radiato perché aveva pigliato una decisione politica e poi a seguito di sentenza in secondo grado, giusto? In secondo grado è stata la cosa, è stato reintegrato. Perché è stata fatta una sorta di confusione tra quello che era il ruolo del professionista e il ruolo politico che aveva. Noi per fortuna è previsto dal codice deontologico che se io sono consigliere comunale, se io esprimo un parere in favore all'OSS ed è in dissonanza con il mio ordine o con la mia famiglia professionale, non vado incontro a nessun tipo di sanzione, a nessun tipo di radiazione dall'ordine, sostanzialmente dall'albo. Quindi quello per cui ho studiato, quello per cui ho strutturato un percorso formativo triennale post laurea mi rimane. Invece questo professionista sanitario che era venuto incontro alle nostre nomine, alla nostra evoluzione professionale, era stato letteralmente martoriato dai suoi colleghi stessi e radiato dall'ordine professionale. Dunque, io ho concluso la mia relazione, spero di essere stato breve, conciso e sia arrivato il messaggio per il quale mi hanno chiamato a realizzare questa barletta e anche questo barletta, attenzione. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci al prossimo evento formativo e buone feste. Prima di lasciarci con i saluti, io volevo aggiungere qualche informazione che giustamente Michele nella sua relazione ha esplicitato. Il medico a cui faceva riferimento è il dottor Venturi, che voi sapete benissimo, assessore della sanità dell'Emilia Romagna, veniva radiato perché proponeva e quindi veniva approvata in giunta regionale una delibera che favoriva gli infermieri ad essere autonomi sulle ambulanze, quindi attraverso degli algoritmi avanzati, così vengono chiamati, gli infermieri in Emilia Romagna, quelli che adibiti proprio in ambito dell'emergenza urgenza, hanno la possibilità di somministrare dei farmaci salvavita. Grazie a quella delibera regionale proposta dal dottor Venturi, ovviamente, che è stata sicuramente presa di mira dal presidente dell'UNCEO di Bologna con la sua radiazione, non solo la sua, quindi di Venturi, ma di tutti i medici che erano stati accusati di collaborazionismo con gli infermieri, quindi tutti i medici che hanno collaborato a quegli algoritmi avanzati e quindi protocolli avanzati per gli infermieri sono stati puntualmente radiati dall'ordine dei medici. Quindi questa norma a cui faceva riferimento Michele, che è stata inserita nel nostro codice deontologico, serve proprio a tutelare quegli infermieri che dovendo partecipare alla vita politica non devono essere poi sottoposti a giudizio dell'ordine professionale per aver magari favorito un'altra famiglia professionale. Quindi si è cercato da questa esperienza di farla propria e di proporla appunto in un articolo del codice. Riguardo invece al protocollo d'intesa, che è un'opportunità per tutti gli infermieri di questa comunità
Abbiamo recentemente firmato quindi col Tribunale di Trani il protocollo d'intesa che consente appunto agli infermieri di potersi iscrivere all'albo CTU e periti. Questo diciamo è un grosso passo avanti verso il riconoscimento delle competenze infermieristiche, perché appunto ci dà la possibilità di essere riconosciuti specialisti dal Tribunale. Quindi chi ha i requisiti necessari per poterlo fare, e noi stiamo producendo un gruppo di lavoro per un vademecum che dia la possibilità a tutti di poter conoscere innanzitutto se si hanno i requisiti, e per chi ha la passione e la formazione giusta di poter, come dire, iscriversi a, quindi a questo albo che gli consente poi di produrre delle perizie in favore di giudici oppure di cittadini. Quindi è un passo importante che abbiamo ufficializzato con la firma di questo protocollo, quindi a breve usciremo con il vademecum. Quindi io direi che possiamo concludere qui. Oggi abbiamo, diciamo, iniziato questo lungo percorso sulla conoscenza del codice deontologico, che ci porterà sicuramente in altre giornate formative dedicate. Io vi ringrazio per aver tenuto, insomma, con attenzione tutte le relazioni, vi ringrazio quindi per la vostra attenzione, vi ringrazio per aver partecipato così numerosi, e quindi adesso abbiamo predisposto un piccolo lunch, quindi vi invito tutti, insomma, a partecipare attivamente. Grazie. Saluto anche il moderatore. Ciao, grazie.